caccia, che ci fa chiagnere su una, che non mi tena sto sentimento, che favola sta fantasia, cantando ai vitori la mia, che non mi tena sto sentimento, si pure sto lontana te, non vedo che l'ore dovrei, gamba spazzata, questo momento. Sola una pula, non basta né parola per cantare quella che sento a te. Una volta all'anno una pula, se tu è più bello sola una pula, e canta sta canzone, tu sai quella che sento a te. Una cordiale buonasera a voi tutti, gentili telespettatori, sulle note beat del cantautore Francesco Calabrese, celeberrimo negli anni 70 con Io ti amo sulla sabbia, con questo pezzo che parafrasa Napoli, il suo amore incondizionato per questo territorio, voglie d'abbracciare. Noi diamo vita a questo viaggio emotivo, narrativo, stilistico, tecnico, di approfondimento sportivo, che si alternerà ovviamente a intrattenimenti artistici con varie divulgazioni culturali, sociali, emotive. Possiamo dare il via alla serata ovviamente presentando come di rigore la mia compagna che mi seguirà in questo percorso che ci porterà fino al 25 maggio alla conclusione dei nostri campionati. Lei è una moderatrice internazionale, mai come in questo periodo, visti i conflitti in Medio Oriente, potrebbe essere indicata. Sto parlando di Anna Distinto. Ciao, buonasera, e benvenuta. Abbiamo un bel parterre di grido, tecnicistico, come si dice in gergo, iniziamo a presentarli. Stasera con Antonio Antonio, presidente della Turris. Buonasera. Buonasera, presidente. Primicilio Rosario, direttore sportivo Turris. Buonasera. Ciao Rosario. Scotto Livio, direttore sportivo. Buonasera. Ciao Livio. Luzzi Remo, selezionatore nazionale giovanile della FIGCE. Buonasera. Ciao Livio. Ciao Luzzi. Bartiloro Gaetano, opinionista sportivo. Buonasera. E lascio con Magda Mancusa. Buonasera, buonasera a tutti. Mia amica di tanti red carpet, ovviamente regionali ma anche nazionali. Allora, partiamo col primo focus, Anna. Abbiamo la Serie A, ma prima della Serie A devi sapere che c'è una serie di amiche mie artiste che mi hanno voluto dare in bocca al lupo. Se possiamo partire, regia, con la prima clip. Grazie. Bocca al lupo per il tuo nuovo show, esatto. Football Show. Show. Assolutamente un in bocca al lupo alla nuova trasmissione Football Show. In bocca al lupo e vi seguirò con molto 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 piacere. Ciao. Un grande in bocca al lupo al mio amico Davide, che lo merita perché è un grande professionista, e poi io sarò tua ospite sicuramente. A presto. A presto, ciao. Un saluto e un grandissimo in bocca al lupo a Davide per questo suo nuovo programma dove noi saremo ospiti, quindi in bocca al lupo, sperando che il lupo sia sempre vivo. E Marisa, un numero programma? Football Show. Ok, esatto. E non lei, ti ha fatto tutto questo bene? Esatto, ovviamente. Football Show, grazie dello spazio. A tuo monologo. Vabbè, dove c'è lo show, ci siete voi, no? E che... Bocca al lupo, amore. In bocca al lupo agli amici di Football Show. Allora, un saluto agli ascoltatori di questa magnifica trasmissione, ma soprattutto seguite Davide con la sua trasmissione di calcio, perché comunque Davide è uno che parla bene, sa quello che dice, è preparatissimo sulla Sarnelli. Non sarà preparato solo sulla Sarnelli, ma già il fatto che sia preparato su di me vuol dire che è preparato in genere. Complimenti Davide, in bocca al lupo. Ciao. Adesso le trasmissioni che riguardano il calcio non sono più noiose come una volta, quando io ero un po' più indietro, prima con gli anni, erano proprio pallose. Adesso no, adesso divertono, piacciono, anche a tutte le età piacciono, ai ragazzi, ai grandi, ai medi, se le guardano si divertono, per cui benvengano.
E che vi devo dire? Forza Roma! Un in bocca al lupo a Football Show, la parola dice tutto, ma soprattutto un in bocca al lupo al Napoli per le prossime partite. Un grandissimo in bocca al lupo a Football Show, giovedì parte trasmissione, spettacolo, sport, donne, non possono mancare, mix perfetto assolutamente da non mancare. Tante amiche che io ho incrociato pochi giorni fa in occasione della preview Collection Fall Winter 2020-2021 di Alessandro Legora, come avete visto in successione la Chanel di Gomorra, Pamela Prati, Manila Nazzaro, l'ex Miss Italia, le Sex and Sud e tanto altro che io ringrazio volentieri, essendo che ci incrociamo spesso sui red carpet. Allora, iniziamo la tematica, ovviamente il primo focus parte dalla Serie A, la nostra categoria principe. Allora, partirei subito con Presidente Antonio. L'impatto di Gattuso negli spogliatoi, spesso quando si è alle prese con una nuova gestione tecnica, come si fa a compattare subito l'ambiente e a ripartire? Ma chiaramente l'avvento di un nuovo allenatore si fa, dalla mia esperienza, perché non potendo cambiare tutti i giocatori in campo si cambia l'allenatore, una prova si deve fare, quindi voglio dire, ci si è quasi costretti. Io dico che l'allenatore serve per dare una smossa, per cercare di ridare l'anima a una squadra magari che l'ha persa in una certa circostanza. Quindi è questo quello che si fa. Gattuso mi sembra che sia la persona giusta che possa ridare l'anima a questo Napoli, quella grinta, perché sicuramente, voglio dire, non è che eravamo prima cavalli e poi siamo diventati somari, o esattamente il contrario. Sicuramente se prima eravamo una squadra bisogna che questa ridiventi di nuovo, riprendendosi l'anima che ci aveva. Nelle circostanze di inizio campionato. Senti Rosario, invece nel tuo caso stare a contatto con un presidente che mai come quest'anno ha dato una deadline, no? O si vince o addirittura vado via, ovviamente sarà una sana provocazione. Come ci si fa a lavorare stando sempre in questo clima di tensione ma anche di gratifica al tempo stesso? Perché poi la piazza di Torre del Greco è esplosiva nell'anima, nella passione, nei colori, ecco, come le stesse magliette che indossano i calciatori quando scendono in campo. No, certo, dire che dobbiamo vincere era un d'obbligo e a noi fa piacere, non potevamo nasconderci, il che ci deve farci sentire sempre sul pezzo ogni domenica per raggiungere il nostro obiettivo. Noi siamo partiti anche sconfitti 3 anni fa quando siamo partiti da una società che era indebitata al massimo, quindi partivamo sconfitti. Però dico, quella sconfitta è stata la nostra vittoria, il nostro punto di partenza, quindi siamo abituati ad affrontare le pressioni, di affrontare i problemi e alla fine la nostra vittoria sarà quella di coronare questo sogno che il Presidente lo merita come la città di Torre del Greco. Senti, Rivo, invece nel tuo caso, tu arrivi da piazze importanti come Afragola, Giugliano, il mercato di riparazione, quanto spesso può essere un dogma, in questo caso rendersi necessario e funzionale nell'economia del gioco di una squadra? Nel caso del Napoli, ecco, vedi, Demme, Lobotka, senza un playmaker è difficile, no? Far carburare l'azione partendo da dietro, ovviamente. Io penso che il vero mercato si fa ad aprile, maggio, all'inizio, poi nel mercato riparazione bisogna solo cercare di puntellare, no? Quindi bisognerebbe sbagliare il meno possibile all'inizio per poi arrivare a gennaio, dicembre, che devi puntellare più che riparare. Quindi penso che a Napoli bisogna partire un po'. Cioè non bisogna aspettare il mercato di riparazione, quindi bisognerebbe fare un po' un mercato più serio. E creare soprattutto le famose sinergie, sì. Ne sa qualcosa buon Rosario con il presidente, perché poi senza, ecco, vedi il famoso centrocampo liquido, no? Ha involuto quel gioco della squadra, insomma, Ancelotti.
ovviamente lì si parla sempre di celebrarlo, però alla fine i risultati sono andati tutti in un'altra direzione, no? Invece il tuo caso, Gaetano, Gattuso ha trovato, non dico delle macerie, ma poco ci manca, no? Ha definito una squadra non pensante, senza personalità, senza identità, con una struttura fisica decadente. Come si può spiegare questo fenomeno? Io penso che Gattuso in questo momento, come diceva giustamente il Presidente, era l'allenatore giusto, perché una squadra aveva bisogno di motivazioni, e quindi per le caratteristiche caratteriali di Gattuso in questo momento era l'allenatore giusto. Poi io sul Napoli ho un'altra idea, che secondo me non era una questione e non è una questione di allenatore. Io penso che nel calcio ci sono dei cicli. Per me il Napoli in questo particolare momento ha terminato un ciclo, e quindi bisogna avere la consapevolezza, il coraggio di capire che bisogna rifondare, e quindi, ripeto, non è una questione di Angelotti e di Gattuso. Ci sono calciatori che in questa squadra hanno dato tanto, oggi non riescono più a dare quello che hanno dato nelle annate precedenti, e nel calcio bisogna avere il coraggio di girare pagina. Come dicevi tu, giustamente è acclarato un fatto anche fisiologico. Luzzi, invece nel tuo caso, ti chiedo, ahimè, un altro spinoso problema, il vivaio. Perché De Laurentiis si sottrae dietro a questa banale verità? È oro, no, quando funziona? Ti ringrazio per la domanda, una domanda molto semplice. Niente, il discorso del settore giovanile, le società che l'hanno capito sono avanti anni luce. Anche quindi l'Atalanta, la Roma. Sì, queste qua storicamente, ma anche le società top, diciamo, di top player, top team, diciamo, del campionato di Serie A l'hanno capito da molto tempo. Infatti rastrellano molto prima i talenti, girano molto, lo scouting è importantissimo. Per chi non lo faccia, io credo che lui sia interessato principalmente alla prima squadra, perché quando non fai un centro, una struttura per il settore giovanile, vuol dire che non c'è una grande intenzione di continuità, che è fondamentale, perché se non hai i campi diventa difficile. Ora hanno preso il Kennedy, però credo che il Napoli debba mirare a ben altro, per la qualità, la nostra regione insomma, è piena di ragazzi importanti che purtroppo prendono altre strade. Presidente, si parla di giovani, ma soprattutto anche di infrastrutture. Questo annoso problema che avete lì a Torre del Greco, il Liguori, ma so che è stata dissequestrata la tribuna Strino, no? Sì, e partirà una mini campagna abbonamenti. Sì, è stato proprio ieri dissequestrata, e siamo subito partiti con una mini campagna abbonamenti. Dicevo in una precedente intervista, per fare tipo una prova premio, abbiamo fatto degli abbonamenti a prezzi molto accessibilissimi, per far sì che le persone possano venire allo stadio. Perché io devo dire la verità, la mia soddisfazione è quello di vedere una città che viene allo stadio, che si diverte così come quando va a teatro, per andare la domenica a divertirsi con le famiglie e sorridere quando si vince e magari essere meno contenti quando si perde. Però il calcio è anche questo, deve essere puro e sano divertimento, perché io parto dai settori giovanili, quindi sono innamorato dei settori giovanili, dei ragazzi, dello sport. Poi sono stato prestato al calcio dei grandi, perché mi sono trovato sulla linea quando si dice chi vuole fare questa cosa faccia un passo avanti, tutti fecero un passo indietro, io non mi ero mosso e mi sono trovato là, la verità. E poi chiaramente, come sono abituato e così come ho fatto nella vita, senza fare atto di prosopopea, ho cercato di fare le cose per bene e speriamo di riuscire ad arrivare, perché per me la seconda parte del campionato è uno dei momenti più difficili, veramente più difficili, perché ognuno cerca di tirare l'acqua al proprio mulino, sia per chi deve vincere ma anche per chi si deve salvare. Senti Rosario, invece nel tuo caso, tu in qualità di direttore sportivo, di generale, ovviamente sei il collante con la società, con i calciatori, l'ammutinamento che è successo è scoppiato a Napoli, come ti saresti comportato in quel frangente? Bella domanda. E purtroppo, come diceva pure prima il direttore, i problemi li conoscono solo loro, non è facile gestire una situazione del genere. Però io, allacciandomi a quello che diceva Gaetano, è vero, è giusto che finisce un ciclo, dovrebbe iniziarne un altro, però loro sono dei professionisti, il ciclo lo devono portare a termine almeno fino alla fine della stagione, che non è bello che abbandonino la barca
certo. In curto. La proposta di abbandonare, c'è un altro annoso problema, Livio. Hanno ricusato i giocatori tramite i loro avvocati l'arbitro deciso dalla società, il giusto lavorista Bruno Piacci, no? Quindi si è inasprita ancora di più la situazione. Come si fa a convivere poi con questo conflitto interiore, tecnico, societario? Io credo che il Napoli, e non me ne vogliono i dirigenti del Napoli, abbia bisogno prima di tutto di dirigenti di personalità importanti, come sono in grandi piazze come l'Inter, la Juve, che ogni società di questo spessore ha dei dirigenti. La Juve per esempio c'ha Nedved, Paratici, l'Inter Zanetti, la Lazio Tare, cioè Napoli, con tutto il rispetto di Giundoli, che ha lavorato molto bene in piazze meno blasonate di Napoli, io penso che Napoli avrebbe bisogno di uomini di spessore vicino al presidente, quindi loro sicuramente gestivano diversamente questa situazione. Mi hai fatto in mente Idolo Allodi, non so per quale motivo. Ecco, grandi dirigenti. Ma lo stesso anche Luciano Moggi, con tutte le sue defianze che ha creato. Quindi, sono convinto che se nel Napoli fosse oggi una figura forte, ma come Luciano Moggi, o come all'epoca hai citato Idolo Allodi. Io penso che anche certe situazioni che poi sono nate, come l'ammutinamento, eccetera, sicuramente non sarebbero successe. Come spesso succede, Presidente, rimane tutto nello spogliatoio, no? Ma io spesso dico una frase a lui, cioè noi non dobbiamo fare la guerra, la pace dobbiamo fare, perché è semplice quando uno ha un'idea diversa e scontrarsi e andare a fare la guerra. Bisogna trovare le vie di mezzo, perché fortunatamente, dico io, ogni cervello è diverso, ognuno ha delle proprie idee, però trovare una linea bisettrice che possa mettere assieme tutti i punti si può, perché dentro di noi c'è sempre qualcosa di uguale che si può mettere assieme, magari con dei piccoli compromessi, che è una figura molto importante, d'accordo con lui, del dirigente, perché spesso il dirigente fa da cuscinetto fra i giocatori e il presidente si arrabbia e lui si prende l'arrabbiatura del presidente, poi si arrabbiano i giocatori e il direttore si prende l'arrabbiatura dei giocatori, perché magari poi quando si è a caldo si dicono sempre delle cose magari che non si vogliono e poi ci si arriva, come quello che è successo a Napoli, perché io penso che sia accaduto qualcosa del genere. Magari poi un giorno lo racconteranno quando sarà passato molto tempo. Qualche autore sicuramente si sbizzarrirà praticamente a creare un volume, sicuramente. Invece su quest'altro argomento voglio lanciare la prima clip, parliamo sempre di mercato. Sentite un attimo cosa mi racconta un campione del mondo. Quanto ti sei sentito offeso quando De Laurentiis ha definito marchettari che dovevano trasferirsi in Cina, Caleon e lo stesso Mertens? No, questi sono discorsi diversi. Per chi non conosce la Cina, purtroppo è un peccato, quindi, perché comunque la Cina è un paese dove si sta bene, è un paese importante. Io prima parlavo con Fabio, quando il Presidente ha giudicato marchettari che dovevano trasferirsi in Cina, Mertens e Caleon, no? Quando non si conosce il prestigio di un continente, come si fa a essere così malsani? No, diciamo che il Presidente nelle sue uscite ogni tanto è sempre folcloristico, però io ci sono dentro e so le difficoltà che trovano anche gli stranieri quando vengono a giocare lì. Lo stesso Marek comunque all'inizio ha affrontato delle difficoltà grosse e quindi non è proprio così semplice giocarci. E Rosario, le conseguenze si sono viste, irreparabili. Mertens sta in Belgio, sembra in queste ore che è rientrato, chissà quanto di diplomatico c'è intorno a questa figura, quanto di dichiarazioni così accese e forse anche così fuorvianti poi possono incrinare ulteriormente il rapporto. Io penso che la situazione sta diventando più difficile di come uno possa pensare. Proprio come diceva prima Livio, forse il problema è proprio quello della figura del dirigente forte. Troppi figli dei figli, che non va bene. E quando si iniziano, ecco qua il figlio di De Laurentiis, il figlio di Ancelotti.
i pigli dei pigli. Certo. Poi spesso noi abbiamo anche questa mentalità di vedere sempre il losco dietro e i raccomandati. Vabbè, un paese. Allora, la stilettata, lo sai, è una bella ammenda. Perché poi dopo, ecco come diceva prima il presidente, quando si inizia a toccare la suscettibilità anche familiare, un discorso è quando c'è una persona, ma no perché non c'è rispetto poi dopo per la figura del presidente, però lo assorbi, certo. Aspetti un attimo e poi dopo decidi cosa fare. Invece quando tu tocchi direttamente la tua situazione diventa un po' più difficile. Infatti, poi come si dice in gergo, nessuno è profeta in patria, a parte la seconda clip, vediamo cosa ha da dirmi questo ex capitano del Napoli. Purtroppo non è andato male. I fischi ad Insigne sono fischi che io non vedo l'ora che si possano trasformare in grandi applausi come è successo a me in passato, perché Lorenzo è un giocatore forte che è anche desiderato da mezza Europa. Senti Livio, invece questa problematica che hanno un po' quasi tutti i napoletani, che è difficile, soprattutto emerge questo rapporto che hanno anche conflittuali con i tifosi, è sempre difficile emergere ovviamente nella propria terra, soprattutto qua a Napoli, come te lo spieghi? Diciamo che quando giochi in Napoli e sei di Napoli hai sempre più responsabilità, poi un giocatore come Insigne che comunque è ricercato da tante squadre, il tifoso sappiamo come è passionale quello del Napoli, come ci tiene per i propri giocatori e quindi può nascere questo, diciamo, conflitto ai primi errori, i primi sbagli di qualche partita di questi giocatori rappresentativi. Però volevo di nuovo parlare del fatto dei dirigenti, che non capisco perché a Napoli, se noi guardiamo a Milano c'è Boban e Maldini come dirigenti, noi ex giocatori del Milan, a Torino c'è Nedved, ex bandiera della Juve, a Milano con l'Inter c'è Zanetti, a Napoli come mai? Cioè, abbiamo tutti, abbiamo un campione del mondo che è Cannavaro, Ferrara, gente d'esperienza. E cioè questo non riesco a capire perché De Laurentiis non si affida anche lui ad un dirigente di spessore importante. Come quasi fosse terrorizzato a vincolarsi col territorio, non si sa qual è il motivo. Lo stesso discorso delle foresterie per i giovani, no? No, ma io dico il discorso del territorio, è un passo secondo me giustissimo. Purtroppo da poco è venuta a mancare una grande figura del calcio campano, una persona a cui molti di noi devono tanto per i consigli, per quello che ha fatto nel calcio, che è Nicola D'Alessio, che vorrei ricordare qui perché è una persona che meritava, insomma, è un maestro veramente per tanti di noi. Purtroppo c'eravamo in tanti, ma il Napoli purtroppo non c'era. Questo fa male perché ne parlavo con due grandi del Napoli, commentavano proprio questo, almeno una presenza penso che la meritasse lo sceriffo, come lo chiamavamo tutti quanti. Quindi questo non vincolarsi al territorio fa anche come disamorare un po' la gente. Il motivo lo ma fa solo. Vedi, anche lo stesso di emigrare a Castelvolturno e non avere un contatto viscerale. Guarda, io sono stato in Napoli come responsabile, quindi non vabbè, voglio assolutamente neanche metterti in imbarazzo, non è parlarne male. Sì. Però è chiaro che non si sente quell'attaccamento alla terra che ci vuole. Io ho giocato a Torre, io ho iniziato a Torre dove ho lasciato il cuore, insomma, anzi voglio fare un appello ai tifosi di Torre che hanno trovato una persona. Tenetevelo stretto, perché veramente è difficile trovare persone che amano il calcio, amano la Turris, lo sta dimostrando. Per cui ora che la tribuna è pronta, insomma, corriamo un po' di più. Il primo sarò io, insomma, se mi fa piacere di tornare a vedere lui è stato un ex calciatore importante. Lo dico Sì, sì. Lui negli anni Però ora il presidente sta facendo la sua parte, non è finita perché è dura, perché i giorni di ritorno sappiamo tutti che è tutto un altro campionato, quindi non è assolutamente fatto ancora niente. Ci sono tutti i presupposti, ma ora anche il pubblico, siete voi che dovete accorrere in massa perché la Turris merita. Io ricordo, insomma, quando ho avuto il piacere di giocarci, che eravate la molla in più, ci faceva vincere diverse partite. Apro e chiudo una parentesi. Io Davide volevo fare una, diciamo, un inciso, la mia considerazione sul Napoli.
Sì. Non sono per nulla critico nei confronti di Aurelio, diciamo, del presidente, sì, perché gli va riconosciuto che ha preso la squadra in C1. Vabbè. È solo delle cose, le ha portate praticamente in Serie A, l'ha tenuta costantemente, diciamo, in Europa, certo. Però poi andando avanti negli anni, se uno si ferma un attimo e fa delle riflessioni, delle considerazioni, il Napoli non mi sembra mai di essere una società, ha vissuto di risultati sportivi sul campo, però poi non vedo una società organizzata, non vedo una figura forte a livello dirigenziale che possa essere appunto da collante con la squadra, non vedo un settore giovanile organizzato, vedo dei giovani che vanno girovagando in tante province della Campania per trovare un po' di spazio per fare gli allenamenti, quindi del Napoli che vorrebbe poi mantenere il passo con la Juventus o diciamo eventualmente anche con la stessa Inter di oggi, non vedo niente. Non vedo assolutamente niente. Quando parlavo di rifondare, certo, quando parlavo che è finito un ciclo, io credo che bisogna ripartire proprio da una rifondazione, rivisitazione della società, che non vedo in questo momento. Tu parli di società del respiro internazionale, il Napoli è patriarcale, vedi un po' le differenze, le congiunture, come possono essere distanti l'uno dall'altro. Ma quando il buon Remo Luzzi diceva che è morto Nicola D'Alessio, che è stata la storia del calcio campano, ha avuto un passato col Napoli, c'erano tutti, perché Nicola ha insegnato tanto a tutti, oltre ad essere, diciamo, ad aver dimostrato le sue capacità di tecnico, e non c'è nessuna rappresentanza del Napoli, per me quella già è organizzazione. È una defaianza. C'è un tassativo, Anna? Sì, scusate l'interruzione, andiamo in pubblicità, ci vediamo tra poco. Consigli per gli acquisti, come diceva il mio maestro di comunicazione. Una foto è più di un ricordo. Una foto digitale è per sempre. La fotografia by Jenny Puca. Album digitali, filmati per tutti i tipi di cerimonie. La nostra professionalità è la vostra sicurezza. Richiedi informazioni al 338 77 10 317. La fotografia by Jenny Puca. Via Roma 67, Sant'Antimo Napoli. Dotono Mobili non finisce mai di sorprendere. Tutto a conto zero. Interessi zero, veri. Per gli sposi, Dotono Mobili è per sempre, è per tutta la vita. Tutti gli sposi, prima di acquistare, passano da Dotono Mobili. Dotono Mobili, la scelta che dura una vita. Dotono Mobili vi aspetta nei suoi spazi stupendamente arredati di oltre 30.000 metri quadri a Foggia, Benevento, Bellizzi di Salerno e Passo di Mirabella. Aperti la domenica. Sì, Dotono Mobili non finisce mai di sorprendere. TV in omaggio. shopping.dotolomobili.it. Di Biase Hair, azienda di terza generazione nella produzione di capelli umani di alta qualità, con tanti articoli professionali per extension, sistemi facili come extension clips o extension adesivi o come quelli classici, extension con cheratina. Di Biase Hair si trova in via Tasso 6, Sant'Antimo, Napoli. Impotenza? Eiaculazione precoce? Disturbi prostatici? Problemi urologici di natura oncologica? Niente paura. Rivolgiti ad uno specialista. Il dottor Luigi Castaldo, urologo, andrologo ed esperto in chirurgia robotica, vi aspetta per una consulenza presso gli studi di Sant'Antimo, a Fragola, Napoli. In sede è possibile eseguire ecografie urologiche, cistoscopia flessibile, uroflussometria e l'innovativo trattamento ad onde d'urto per la disfunzione erettile, la prostatite e gli incurvamenti del pene. Per info www.luigicastaldo.it. Thank you.
RPN TV. Per la tua pubblicità, info 081 505 30 23. Prima si parlava di vuoto nell'organigramma societario del Napoli e guardate un po' chi ho incontrato, l'abbiamo menzionato poc'anzi tramite uno dei nostri ospiti. La prossima clip, regia. Un campione di vita, ma questa sera si celebra il sociale, la sua anima da trionfatore. Sto parlando del campano Ciro Ferrara, benvenuto. Ciao a tutti. Una fondazione in questi 15 anni, interventi mirabili, penso dallo sport all'educazione, dalla salute, soprattutto a migliorare anche molto gli spazi. Oggi si celebra invece la sanità, questo progetto benefico, un'ambulanza per la vita che vi fa onore. Sì, diciamo che il nostro intervento è a 360 gradi assolutamente, non è per forza avviato verso lo sport, quindi quando riteniamo che un progetto sia interessante e meritevole, noi cerchiamo di sostenerlo e sicuramente quello di stasera è un progetto importantissimo. La serata contribuirà all'acquisizione di un'ambulanza per trasporto neonatale d'emergenza e credo che questo sia una cosa importantissima. Ho visto che hai coinvolto tanti amici di amici celebrity questa sera, no? Ne ho approfittato perché ho trascorso con loro due mesi bellissimi, mi sono divertito tanto e quindi ne approfittiamo, così ci mettiamo di nuovo in gioco con le nostre prestazioni canore. Senti, per amore della famiglia ti sei trasferito a Torino, ho saputo. No, io vivo sì, diciamo che non per amore della famiglia, nel senso che comunque il lavoro mi ha portato a Torino e sono rimasto a vivere a Torino, però nonostante questo io mi sento molto legato alla mia città e quindi mi sento in dovere di restituire quella fortuna che ho avuto grazie alla mia città, di restituirla in questo momento nei confronti dei ragazzi di Napoli soprattutto. Hai deciso di dedicarti molto allo studio una volta abdicato, le famose scarpette al chiodo? No, io ho fatto altri percorsi e bisogna sempre studiare continuamente, aggiornarsi più che altro. Senti, in questo aggiornarsi la tua anima dove ti proietta a questo punto? Guarda, è stato un periodo che mi sono un po' allontanato dal mio ambiente, sinceramente. Adesso sei, però può darsi il ritorno in pista. Esatto, esatto. Come allenatore. Il ritorno in pista, vediamo, vediamo. Senti, questa scelta di Ancelotti che non ha sposato la causa Napoli, come no, te la spieghi? Non è che Ancelotti non l'ha sposata, mi sembra che sia stato mandato via, che le cose siano diverse. Sì. Però insomma, non è il momento di affrontarla adesso. Ovviamente il sorriso di Ciro Ferrara era abbastanza amaro, un po' come tutti quanti noi che viviamo di questo pathos emotivo che è la nostra squadra del cuore. Senti Remo, invece io con te voglio parlare la nomina recentissima del nuovo presidente della Lega di Serie A, Paolo Dal Pinto, che è un top manager che arriva dall'editoria, dalle telecomunicazioni. Riuscirà a creare questa unità di intenti? Ma ce l'auguriamo, perché io tra l'altro, essendo delegato assembleare per il settore giovanile per l'area sud, quando siamo a Roma c'era questa mancanza di carica che era molto pesante, si sentiva nelle assemblee. E speriamo che lui da imprenditore, insomma, che oggi ormai è un'industria del calcio, insomma, già da un po' di tempo, per cui ci vuole anche una parte manageriale. E l'augurio di tutti è che ci sia una linea guida e si sappia a chi fare riferimento, perché quando c'è un vuoto di potere è sempre difficile. Ah, certo. Ne sappiamo qualcosa, la federazione per tanti anni è stata commissariata, certo. No? Presidente, invece mi ha colpito molto una sua dichiarazione e da lì mi ha fatto legare molto nel mio inconscio, che lei si è divertito molto sugli spalti, l'ultima partita che avete vinto 1-0 a Tor Sapienza, a vedere che i propri tifosi si divertivano, ma non solo per la cifra tecnica, ma soprattutto per l'aggregazione, per la fratellanza. Ma è la cosa che io ho sempre professato, lo dicevo proprio poc'anzi, il divertimento della gente, perché il calcio, non dimentichiamo quello che deve essere aggregazione, è qualcosa che nel sociale deve essere importantissimo, quindi quando tu vedi che i tifosi cantano, si divertono,
anche magari a 70 anni è come dei bambini, è qualcosa di stupendo, cioè tu riesci a regalare emozioni come presidente con una squadra a persone magari che le emozioni l'hanno lasciato da tantissimo tempo. È una magia, per me lo stadio è qualcosa di magico, veramente, che ti dà la possibilità di vivere emozioni forti che non con molta facilità si riescono a trovare nella vita. Infatti io che arrivo dallo spettacolo, questo che voglio inoltrare in questo ambito, soprattutto lo spettacolo in tutte le sue contaminazioni, lo sport, il calcio deve essere principe, deve essere volano culturale e non di discriminazione. Ancora oggi vedo dei cori razzisti, l'altra volta sempre su Balotelli, non so per quale motivo, no? E come si può, come posso dire, mentalizzare il tifoso e soprattutto essere solidale? Ma non voglio dire che i tifosi rispecchino quella che è la mentalità della società del presidente, sicuramente non dico questo, però loro devono sapere come uno la pensa. Ad esempio i miei tifosi, gli ultra, sanno che io sono per il calcio non violento, sanno che un loro comportamento, che fino adesso non lo è mai stato, sono stati esemplari, devo dire la verità, ma un loro comportamento violento, il fatto di mettermi magari sotto le luci della ribalta per qualcosa di negativo sarebbe un input per lasciare, perché sono cose che a me non piacciono. Quindi quando tu trasmetti questo tipo di idee, esatto, alle persone che stanno intorno a te, con ogni probabilità, e sottolineo con ogni probabilità, riesci a non avere certi comportamenti. Chiaramente poi la mamma dei cretini è sempre incinta, certo, e su quella non ci possiamo fare nulla. Beh, già incide molto il suo garbo, la sua pacatezza, già questo permette a chi interloquisce in questo caso avere i toni bassi, nel suo caso ovviamente i tifosi, i gruppi organizzati. Loro si staranno chiedendo da casa chi è questa stupenda figura che regna alla mia sinistra, alla tua sinistra, e in questo sì, caso devi ancora entrare nell'obiettivo, eccola lì. Una showgirl, presentatrice, conduttrice, ultimamente ci incrociamo molto ovviamente sui red carpet, lei, ti ringrazio ovviamente della tua presenza, andiamo a delucidare, ma no perché il quadro in questo caso era poco edificante, di un argomento sociale molto importante, sei reduce da una kermesse, da un pensiero per Fabiola, che è scomparsa 5 anni fa, la tua sorella gemella, per la lotta alla depressione. Tu hai voluto creare ovviamente questa kermesse, relatori, moderatori, associazioni che fungono da volano e da supporto per rendere coscienti, no, di questa tematica, che voglio ricordare, 15 su 100 soffrono di questo male, disturbo più diffuso appunto dell'umore, 1 su 6 per quanto riguarda i neonati e soprattutto dai 25 ai 44 rende prigioniera. E tu sei stata un'ottima ambasciatrice, devo farti i complimenti, neanche 2 giorni fa, se ci racconti intanto questa esperienza, e prego la regia di mandare la successiva clip, grazie. Prego Marta. Innanzitutto grazie per questo invito, sono veramente molto contenta di essere qui, intanto complimenti ai tuoi ospiti, seguivo un po' tutti questi pensieri sul calcio e mi è piaciuto soprattutto l'ultimo pensiero del Presidente quando si parla di non violenza, di aggregazione e di unione, perché il calcio deve essere questo. E appunto parlando del sociale, noi siamo amici oltre che dei professionisti, e sai bene la mia storia, circa 5 anni fa ho perso mia sorella gemella in seguito ad una lunga lotta contro la depressione, purtroppo non ce l'ha fatta, e solamente l'anno scorso ho avuto, se così si può dire, il coraggio di mettere su un progetto, grazie anche a 2 amici che mi hanno dato l'input e la voglia di iniziare, Domenico Contessa e Angelo Iannelli. Infatti l'anno scorso questo evento si è tenuto a Villa Domi, quest'anno invece ho voluto portarlo nella mia città che è Acerra, il luogo in cui sono nata io e mia sorella, col patrocinio del comune di Acerra, e devo dire che è stato un evento che è andato benissimo, e lo scopo unico è quello di lasciare la giusta informazione alle persone, perché di alcune tematiche, di alcune patologie se ne parla veramente troppo poco, e quindi questo è lo scopo.
per far sentire alle persone che soffrono di questa malattia che noi ci siamo, perché alla base proprio della depressione, per venire fuori dalla depressione c'è bisogno del dialogo, e quindi questo è stato il mio messaggio. Ovviamente sono stata appoggiata da tanti professionisti del settore della comunicazione, ricordo che ha moderato il mio evento il dottor Ermanno Corsi, al quale ho voluto anche conferire un premio alla sua brillante carriera giornalistica, tanti anni anche di TV, è stato direttore di TG Rai, quindi, e tanti relatori importanti, due psicologi, sì, nutrizioniste, insomma. E quindi è stato veramente un evento molto bello, c'è stato un pubblico folto, attento, e questo mi ha fatto veramente piacere, mi ha riempito di gioia. Fiorella Fabiola è il titolo che ho voluto dare all'evento, perché era mia sorella, però Fiorella Fabiola in questo caso rappresenta tutte quelle persone che non sono riuscite a venire fuori da questa depressione, e oggi la depressione si può addirittura prevenire attraverso dei cibi, attraverso delle terapie specifiche, quindi bisogna informare le persone, con la giusta informazione si può veramente aiutare il prossimo. In questo aiutare prossimo, tu sei sempre un'anima che caldeggia il sociale, reduce dallo Short Movie, un premio per la vita, il nostro amico in comune Davide Guida, dove tu impersoni proprio il tuo ruolo, no? Quello che fai nella vita reale. Sì, un premio per la vita è un film, non voglio dire tante cose perché so che probabilmente avrai ospite anche il regista qui, Davide Guida. Io sono stata presentatrice in questo film insieme ad Erenio De Vita, un grande presentatore campano, e sono Magda. È una storia molto bella, è una storia che riguarda una ragazza giovane che è rimasta senza madre e cresce col papà. È amante del ballo e a 18 anni decide di inseguire questo sogno e di iscriversi ad una scuola di danza. Però durante i corsi alcune insegnanti vengono a conoscenza che il papà di questa ragazza cerca di raccomandare la figlia. Perché? Perché la scuola vuole promuovere un premio per la vita all'allieva più brava, più promettente, e così mandano via questa ragazza dalla scuola e lei resta molto male. Poi ovviamente ci sono una serie di colpi di scena, di intrecci che non sto qui a raccontarvi. Alla fine la ragazza denuncia il papà e quindi il papà va in carcere e lei si riabilita agli occhi non solo della società ma anche della scuola e degli insegnanti, e poi il finale non lo posso raccontare. Reduce anche da tante rassegne sull'arte nel centro storico a Napoli, come mettere sempre a contatto il pubblico con quelle che le nostre tradizioni, anche qui crei un collante meraviglioso perché tu sei un ottimo emissario in tal senso, no? Infatti ho presentato un evento veramente bellissimo in piazza, ideato dalla seconda municipalità di Napoli con la direzione artistica dell'attore cantante Gianfranco Gallo. Io sono stata la presentatrice di questo evento che ricordava un po' la tradizione, perché sul palcoscenico ci sono stati cantanti che hanno rievocato la canzone classica napoletana e anche un po' la posteggia, perché siamo stati accompagnati dal mandolino e dalla chitarra. Infatti madrina anche ovviamente di questo convegno evento è stata Lucia Cassini, che io saluto affettuosamente. Complimenti sempre, dopo ci farai anche una bella sorpresa, che tu, io quando ti incrocio mi viene sempre in mente un po' le tue corde vocali, no? Le ex corde vocali, però senza, se vuoi non ho problemi. Senza dilungarci oltre, poi vedranno loro da casa di cosa parlo. Remo, prima si parlava di raccomandazioni, no? Ahimè, tu nel tuo scouting mi immagino le pressioni che riceverai, spesso anche gli stessi club, ma so che sei molto integerrima, no? Perché essere super parte è fondamentale anche per la stessa carriera dei giovani. Allora, non lo devo dire io, ma insomma, chi mi conosce sa bene. Io sinceramente, devo dirti la verità, direttamente non mi hanno mai fatto pressioni, forse perché sanno che perdono tempo. Ognuno ha un costo, perché quando il libro cure lo lasciamo al mondo degli amici, ma costa tanto, non vale la pena. Presidente, noi partiamo ovviamente con la Serie B, un nuovo focus, mi fa venire in mente molto Vigorito, ha la sua stessa tempra, la sua stessa caratura, la voglia di essere molto vicino alla squadra, quasi rendersi complice, no? Con lo stesso staff, ed è molto amato e molto stimato ovviamente al suo gruppo di lavoro. E il Benevento se ne fregge, un po' come la Turris in questo caso, di un cammino che sta straripando e ha battuto tutti i record. Lo stesso quello del Sassuolo, 45 punti, il Benevento ne ha 46, miglior attacco, migliore difesa. Come dire, sta spadroneggiando in lungo e in largo, oltre anche nelle infrastrutture, prima parlavamo l'antistadio in Briani, lo stesso Centravello, la Perigiori, vedi tutto ritorno, proprio Presidente, alla fine.
Ma grazie dell'avvicinamento con un grande presidente che è Vigorito e che è un grande imprenditore, tra l'altro, ripeto quello che ho detto prima, quando ci si è buoni imprenditori nella vita, in realtà il calcio, le società di calcio sono società e devono essere gestite come aziende. Sicuramente non merito tanto. Io ho tantissimi difetti, però mi fregio di un pregio, scusate se c'è cacofonia, che è quello di fare le cose serie. Oggi noi in tutte le materie, in tutte le cose che facciamo, non riusciamo a mettere la serietà giusta e soprattutto non siamo onesti con noi stessi quando non alcune capacità non le abbiamo di dire: guarda, io non sono capace di fare questo. È meglio dire un no anziché poi avere un sì e fallire. Questa è una cosa importantissima che nella vita deve essere capita da tutti. Mi vorrei agganciare a una cosa importantissima, perché a Remo lo conosco benissimo ed è vero quello che ha detto sul fatto delle raccomandazioni. Siamo molto amici. Una volta lui mi ha raccontato, parlavamo, io ho un mio figlio che gioca nelle giovanili, no? Allora presidente, figlio del presidente, mio figlio, un anno intero facevamo, io avevo i giovanissimi dell'Ischia, all'epoca era presidente dell'Ischia, bene, non era in forma, il mister per tutto il girone di ritorno non l'ha fatto giocare. Ci incontravamo spesso con Remo, si parlava, io non sono mai andato, nonostante che fossi il presidente, quello era mio figlio, non sono mai andato vicino al mister e dire: guarda, ma perché non lo fai giocare? Dopo tanto tempo questo insegnamento di vita a mio figlio è stato qualcosa di importantissimo. Mi ha detto proprio pochi giorni fa, diceva: papà, nella vita mi hai fatto capire una cosa importante, se io non valgo non mi danno nulla, perché non sei mai intervenuto, e se mai avrò qualcosa sarà perché me lo sono meritato e sono stato capace. Bene, questo è importante nel calcio e nella vita sempre. Certo. Parole santissime, complimenti ancora, veramente. Difficile che un genitore non intervenga, purtroppo, perché il sangue richiama, lo sappiamo tutti, però poi si fa del male al ragazzo. A parte che, scusa che chiudo, tuo figlio, lo sai, ho sempre detto spassionatamente, ha grandi qualità, non ha la fame. No, ha troppa fame forse. Non volevo dirlo io. Volevi dire, come ben sai, mio marito per tanti anni è stato arbitro di calcio. Sì, arbitro di calcio. Io ho tre figli che giocano a calcio, tre maschi, e mio marito anche ha tante amicizie, però non li ha mai voluti proprio raccomandare, neanche per farli andare avanti, perché proprio dice un ambiente un po' particolare, meglio che studiate. Ma sai, alla fine quel rettangolo, quella cosa rettangolare verde, oggi molto verde, è quello che decide. E infatti, sì, vai Gaetano, vai. Ma una risposta, diciamo, che tutti magari si aspettano, sulla mia domanda: come nasce questo connubio col direttore Rosario Primicina, al quale io gli ho detto recentemente in una telefonata: tu fresco vivi la tua prima esperienza da direttore sportivo in prima persona e rischi pure di vincere, anzi non rischi, vincerai. Beh, dico due cose semplici, mi fa piacere della domanda, perché spesso tutti parlano del presidente Colantoni, in realtà la figura più importante nella società è quella del direttore generale, che è lui che fa tutto, ma nelle società, in tutto quello che tu devi fare, devi essere bravo a metterti le persone giusto vicino. Rosario è una persona per bene, non per bene, per benissimo, e ha bisogno, come quello che io ho dato, della fiducia giusta, e ha fatto bene. Spesso non si riesce a fare bene perché la gente non dà la fiducia. È impossibile, noi tuttologhi, oppure il dono dell'ubiquità, non ce l'abbiamo, non possiamo essere dappertutto. Quindi se sei bravo a delegare, a trovarti le persone giuste, riesci ad andare avanti, altrimenti devi andare avanti solo col tuo cavallo e non poter utilizzare anche i cavalli degli altri. Senti Livio, invece Viola e Temai, Kroll, che centrocampo è?
Chiattarello ovviamente che dirige l'operazione a Centrocampo. Ma io penso che là, cioè, oltre al centrocampo, ha fatto dei grandissimi acquisti il Benevento. E uno di questi è Sau, che diciamo ha più di 200 partite di Serie A. Ti assomigli pure un po', Ah, allora, vabbè, sono troppo alto. Vabbè, io dico somaticamente parlando. Diciamo che esatto. Sau faceva la differenza in Serie A, a Cagliari, è stato pure vicino alla nazionale, quindi Vigorito ha fatto un grande mercato, sta facendo grandi investimenti e i risultati si vedono. Benevento, tra l'altro sei un ex Benevento come calciatore, io ho giocato pure a Benevento, quindi so la piazza come è passionale. Veramente complimenti a Vigorito che sta facendo un grandissimo lavoro. Come il presidente, volevo fare i complimenti al presidente Colantonio, col direttore, che veramente stanno portando emozioni belle a Torre, che è una grandissima piazza, e ce ne vorrebbero di presidenti così, quindi se lo devono tenere caro a Torre del Greco, perché veramente è un grande presidente. Senti Gaetano, invece per te nel tuo caso la Salernitana, dietro questo cammino altalenante, 26 punti, questa avventura sempre messa in discussione, Moggi l'ultima sua dichiarazione ha detto voi a Salerno con Ventura non vincerete mai niente. Beh, io credo che al di là di Ventura, la Salernitana ha secondo me una fisionomia di società che non si sa a chi appartiene. E anche questo secondo me nel calcio fa la differenza, perché lo dito. Il presidente della Lazio sta facendo sicuramente dei risultati importanti, si sa che è anche il proprietario della Salernitana, però io a Salerno vedo come proprietario più Fabiani, il direttore sportivo, che lo stesso Lotito. E quindi alla fine riesce pure a salvarsi, l'anno scorso gli è andata bene perché sappiamo tutti a un certo punto che stava rischiando di retrocedere, è una piazza importante come Salerno, con una tifoseria stupenda, con un passato sicuramente superlativo. Non si può permettere ogni anno di fare campionati, diciamo così, anonimi, perché poi la proprietà non dà il giusto interesse anche alla Salernitana oltre alla Lazio. Quindi parlavamo del Benevento, di cosa dobbiamo parlare? Il Benevento è la massima espressione dell'organizzazione, della programmazione. Devo dire anche a livello giovanile. Che parte proprio dai settori giovanili. Non a caso c'è Pasquale Foggia che praticamente sta dimostrando di essere una garanzia anche del suo incarico di direttore sportivo da qualche anno a questa parte. Quindi questa è la differenza che passa tra Benevento e Salernitana, parlando di due grandi piazze, e poi la Juve Stabia credo che meriti un encomio. Perché e infatti mi ha dato l'altro assist di gergo sportivo, Remo, la conferma di Fabio Caserta, stava sull'orlo del precipizio, viene da un trend di 4 partite, 10 punti, stanno più 2 sulla zona play-out, come dire, il presidente ci ha visto lontano. Sì, perché come diceva pure il presidente della Turris, la tranquillità e la fiducia è fondamentale. Nel calcio sappiamo benissimo che magari fai delle partite eccezionali, poi la perdi per al 90esimo, la perdi per uno sbaglio però se chi conosce l'ambiente e magari ecco, è circondato anche da dirigenti che fanno da cuscinetto, perché è importante, ma chi ha giocato lo sa, non è che stiamo scoprendo l'altro campo. Quindi è fondamentale che se io so che un allenatore lavora bene, gli devo dare il tempo, anche nel periodo negativo, anzi nel periodo negativo gli devo stare vicino. Evidentemente lui sapeva le sue cose e poi alla fine sta avendo ragione. Insomma. Ci auguriamo che da Campani che le squadre nostre facciano sempre bene. Aspettiamo qualche ritorno in Liga 2 di qualche cosa. Lo faccio. Senti, lo sa, Castellammare c'ha lo stesso problema di Torre del Greco, lo stadio. Hanno provato ad ammodernarlo, hanno stanziato, anche se devo dire nella recente partita contro la Regina, tifosi della Cavese, hanno smantellato. L'abbiano messo a posto, quindi hanno risolto il problema stadio. Io voglio lanciare una a favore di Ciro. Delle parole importanti, perché Ciro è un ragazzo in gamba, un ragazzo serio, io mi sento spesso con lui, anche nei momenti di difficoltà, come diceva Rimo, loro hanno sempre creduto di risollevarsi, hanno avuto problemi di ambientamento della categoria inizialmente,
ma sapevano che prima o poi sarebbero usciti fuori alla grande. Sono stati sempre fiduciosi, quindi loro lavorano bene e sono convinto che alla fine riescono a raggiungere l'obiettivo, anche togliendosi qualche soddisfazione. Senti, invece voglio coinvolgere anche te. Lazio-Napoli, c'è stata una in tre di una bambina nelle mani di Immobile e poi è stato consegnato la maglia ad Insigne, che però consegna di nuovo alla bambina, di Noemi. Che effetto ti ha fatto? Ti ha emozionato Noemi, quella ragazza che ha avuto... La bambina che ha avuto un incidente, un bel esempio anche quello ludico, sociale. Ah, ma sicuramente un evento, cioè è stato un gesto molto molto bello. Tra l'altro io, Noemi e la mamma, le incontrerò presto, il 21 marzo, in un premio letterario per la legalità a livello nazionale. Sarò la presentatrice di questo evento, quindi non conoscevo questa situazione a livello calcistico, però dato l'input anche per ricordare questa cosa. Senti Rosario, chiudiamo questa chicca con questo secondo blocco. Puntellare la squadra dove gli equilibri sono fondamentali, no, in questo mercato, quanto è importante? Perché so che tu, l'ex bomber del Cassino, se non erro, Prisco, e anche un under che mi è piaciuto molto, da Alessandro, che avete acquisito ovviamente guardando l'improiezione, forte. Piace molto sull'esterno, basso. Quanto sei riuscito poi a creare coesione, fusione e a non intaccare la cosa importante è proprio come diceva il Presidente: se noi dobbiamo iniziare a cambiare il mercato di dicembre tanti calciatori, significa che qualcosa abbiamo sbagliato. E allora fortunatamente è importante non rompere gli equilibri in una società e in un gruppo. Quando si prende un calciatore a dicembre, come diceva Livio, serve per puntellare, ma soprattutto bisogna essere chiari con il calciatore. Noi abbiamo preso questi due calciatori che si sono messi subito a disposizione della società, della squadra, hanno accettato di entrare in un gruppo importante, se la stanno giocando alla grande. La settimana scorsa ad Alessandro contro il Avista Artena ha fatto una partita importante, lo stesso Umberto ogni qualvolta che è entrato ha dato il suo contributo. Poi non voglio ricordare anche altri ragazzi che abbiamo preso a dicembre, come Palma, che il direttore conosce bene, ex Rieti, ex Napoli, pure Primavera Napoli, Ischia, un calciatore secondo me che avrà, con questa categoria non ci sarà nulla. Credentino, un altro 2001, Casoria l'anno scorso è stato uno dei migliori come under. Diciamo che si sono messi a disposizione 4-5 ragazzi che ci stanno dando un contributo importante. Che faranno il futuro, ovviamente, della Turris. C'è un altro tassativo, Anna? Andiamo un attimo in pubblicità, tra poco. Con una bellissima... Una foto è più di un ricordo. Una foto digitale è per sempre. La fotografia by Jenny Puca. Album digitali, filmati per tutti i tipi di cerimonie. Nuove idee per gli sposi. In regalo poster 50x70, due albumetti raccoglitori e la più bella novità, la proiezione dell'anteprima del video al ristorante durante il ricevimento. Vieni a vedere le anteprime sul nostro sito www.fotogennypuca.it oppure richiedi informazioni al 338 77 10 317. La fotografia by Jenny Puca, via Roma 67, Sant'Antimo Napoli. La nostra professionalità e la vostra sicurezza. Sì, Dotolo Mobili non finisce mai di sorprendere. Tutto a conto zero, interessi zero, veri. Per gli sposi, Dotolo Mobili è per sempre, è per tutta la vita. Tutti gli sposi, prima di acquistare, passano da Dotolo Mobili. Dotolo Mobili, la scelta che dura una vita. Dotolo Mobili vi aspetta nei suoi spazi stupendamente arredati di oltre 30.000 metri quadri a Foggia, Benevento, Bellizzi di Salerno e Passo di Mirabella. Aperti la domenica. Sì, Dotolo Mobili non finisce mai di sorprendere. TV in omaggio. shopping.dotolomobili.it. Di Biase Hair, azienda di terza generazione nella produzione di capelli umani di alta qualità, con tanti articoli professionali per extension, sistemi facili come Extension Eclipse,
o extension adesivi o come quelli classici, extension con cheratina. Di Biase Hair si trova in via Tasso 6, Sant'Antimo, Napoli. Impotenza? Eiaculazione precoce? Disturbi prostatici? Problemi urologici di natura oncologica? Niente paura, rivolgiti ad uno specialista. Il dottor Luigi Castaldo, urologo, andrologo ed esperto in chirurgia robotica, vi aspetta per una consulenza presso gli studi di Sant'Antimo, a Fragola, Napoli. In sede è possibile eseguire ecografie urologiche, cistoscopia flessibile, uroflussometria e l'innovativo trattamento ad onde d'urto per la disfunzione erettile, la prostatite e gli incurvamenti del pene. Per info www.luigicastaldo.it. La tua dentiera si muove? Bloccala con l'implantologia. Nei centri di eccellenza in implantologia Tech Implant, in un'ora blocchiamo la tua dentiera mobile superiore o inferiore a partire da 600 euro per due impianti a carico immediato. Un sistema semplice, economico e minimamente invasivo. In solo un'ora la tua dentiera non si muoverà più. Di basta agli adesivi per dentiera. Migliaia di persone hanno già scelto Tech Implant. La Tech Implant, azienda leader nei sistemi di implantologia dentaria, affida i centri di eccellenza solo a chirurghi implantologi di fama internazionale, con provata esperienza e professionalità. Scegli centri di eccellenza in implantologia Tech Implant. In Campania il centro di eccellenza Tech Implant è a Torre del Greco Napoli, in Viale Campania 19, presso il centro odontoiatrico del dottor Giovanni Sansone. Chiama con fiducia per una visita implantologica gratuita al numero verde 800 911 472 e... Finalmente ritorni a sorridere! Centri di eccellenza in implantologia Tech Implant, per un sorriso alla portata di tutti. Tesoro, da oggi in poi niente più fatture salate per i consumi di casa. Tesoro, basta passare alle fonti rinnovabili. È più semplice di quanto pensi. Tesoro, inoltre risparmiando potremo fare quella vacanza che desideravi tanto. Solare, eolica, geotermica, idroelettrica. Gli ingegneri delle Marche promuovono e sostengono le energie rinnovabili nel rispetto del Piano Nazionale di Riduzione dei Consumi Energetici. Federazione degli Ordini degli Ingegneri delle Marche, www.fedinge.marche.it. Chi trova un ingegnere, trova un tesoro. RTN TV, per la tua pubblicità, info 081 505 30 23. Buonasera, questa sera la bellissima Magda ha deciso di onorarci, cantarci Mente e Cuore. Ah, diciamo che non ho deciso di onorare nessuno, in realtà dovete sapere, amici che siete qui in studio, soprattutto voi che ci seguite da casa, che io qualche anno fa ho avuto il piacere di incontrare, di conoscere Davide Ponticello, il quale mi invitò ad un suo evento, ti ricordi? E cantai questo brano. Da allora ogni volta che mi incontro dice no, devi cantare quel brano perché mi piace veramente tanto. Però questa è una sorpresa per me stasera, sì, più che altro. Moderavo un libro sulla è violenza vero, contro era le donne. Un evento culturale. Un altro argomento a me molto caldo nella mia coscienza. E quindi ti sei preoccupato di trovare la base, insomma, esatto, di farmela cantare. Perché, vabbè. Per poi sono due argomenti che rincorrono molto in queste nostre tematiche: il cuore, che dobbiamo trasmettere la nostra passione, certo, e la mente sempre con un pizzico di ragione, no? Ma prima di iniziare lasciami dire una cosa, devo dire che sei veramente bravissimo. Sì, io ti conosco su palcoscenici artistici, non immaginavo che fossi così bravo col calcio, e tra l'altro Anna, che so che all'inizio veramente è molto brava, molto spigliata, ti auguro in bocca al lupo per questa nuova attività intrapresa. Allora io sono pronta e dedico questo brano a tutti voi, va bene? Grazie Davide. Grazie a te. Thank you.
stecca di una raggia che non sape più a lucca come cagna ne giornata quando tu e voi cagna quando freddo vuol acci la libertà. Questa guerra mente e cuore, quanto tempo durerà? Io l'ho persa e forse tu l'evita già. Sì, stanotte mi mette paura, chiudo gli occhi e mi metto a lucca e mi addormo su nanna, su nanna che sta in casa. Ancora e sempre tu. Se stanotte mi metto paura, chiudo gli occhi e mi metto a lucca e mi addormo su nanna, su nanna che sta in casa. Hai ragione che sono una scema, ma con l'altro che tengo a me tu sei sempre tu e nessuna. Magda Mancuso, già mi immagino avrei mandato in estasi, in fibrillazione. Ma non esageriamo, non esageriamo. Chi ci sta guardando da casa, dove il cuore pullula come non mai, di fervidezza e creatività. Ma certamente, Davide, se lo dici tu è così sicuramente. Dietro al timbro vocale tuo, suo adente e ammaliante. Una pillola sulla Serie C non poteva non esserci. Presidente, si è fermata la corazzata, mi fa venire in mente un po', ahimè per voi, il Bari l'anno scorso, in questo caso parlo della Regina, proprio la Cavese in quelle di Castellammare. Come dire, questa squadra è stata trovata tramite anche campi lunghi, insomma di punti deboli, ed è riuscita praticamente a creare questa vittoria larga e soprattutto a dominare anche tecnicamente. Mi verrebbe di uscirmi con una battuta semplice, è il calcio. Voglio dire, la scienza inesatta del calcio, al di là di quello che possono essere i tecnicismi e i tatticismi di una partita fatta bene e vinta sul campo, però chiaramente è come tutti, ci si perde e ci si vince un po' con tutti. Chiaro, quando arrivano i risultati non sono sempre dovuti, non sono solo dovuti alla fortuna, ma dietro ci sta anche tanta preparazione e tante cose. La Regina è mica poteva vincere in eterno. Scusami, la Cavese è una squadra forte. Certo. La classifica è un po' bugiarda, certo, per il mercato che ha fatto in estate. Il potenziale ce l'ha. Sì, io ho visto la partita, mi ho messo in campo, meritavano assolutamente di vincere con la Regina, non è che ci si sono inventati nulla, però voglio dire, per estremizzare, a volte capitano pure che i primi della classe. Vabbè, certo, facciamo gli scongiuri.
anzi, per poi, come diceva Shakespeare, rialzarsi sempre più vivido per una sconfitta, il che soprattutto non permette ai giocatori di adagiarsi comunque, no? Il famoso rilassamento mentale. Beh, la solita frase che si dice: non è forte chi non cade, ma chi cadente riesce a rialzarsi. Vabbè, la cattiveria è anche agonismo, no? C'è anche da dire che dopo le soste, storicamente, ci sono sempre delle un po' di sorprese, sempre. Comunque, speriamo di rimanerci. Senti, invece, Rosaco, te voglio parlare di un accaduto, l'aggressione dei tifosi Amaranto a Castellammare. Come l'hai giudicata? Nel senso, sempre questi episodi facinorosi che tendono sempre a infangare un po' quello che è il nostro territorio. Non è un'immagine bella del calcio, sicuramente. Dispiace che sia successa a Castellammare, dove i tifosi della Cavese sono ospiti in una città che ha dato ospitalità per far disputare le gare interne alla Cavese. Si sono anche scusati perché, giustamente, come dice il presidente, la società non è che abbia grosse colpe in merito. Ho saputo dei danni che hanno causato alla città e allo stadio. Il presidente della Cavese si è messo subito in si è adoperato subito a rimediare, quindi è una cosa che lascia comunque un brutto segno, un brutto segno. Senti, invece Livio, con te quanto ti ha sorpreso la vittoria della Paganese in quel di Monopoli, con un'altra grande ovviamente della Serie C? Io penso che la Paganese è una delle squadre che sta sorprendendo, perché fra le campane, no? Fra anche l'Avellino la stessa cosa, però la Paganese veramente mi ha sorpreso per questi risultati che sta facendo, avendo una squadra abbastanza giovane con 3-4 esperti, tra cui Stendardo, Mariano, Scarpa, Khalil, che ha segnato lui, mi sa, il brasiliano. Quindi veramente complimenti a questa Paganese che sta facendo risultati importanti. Invece Gaetano, con te la cura Eziolino Capuano ad Avellino ha dato dei buoni risultati, nonostante la verve del buon Eziolino che non perde mai. Io sono amico di Eziolino da una vita, perciò te l'ho fatto attestare. A volte, e io l'ho sempre detto, mi sono anche un po' arrabbiato con lui, perché lui come allenatore per me è uno dei più preparati in Italia, non in queste categorie. E secondo me poteva sicuramente stare in categorie ancora più importanti di quelle di quella che poi era Lega Pro, dove lui, diciamo, ha quasi sempre militato. Eziolino è un motivatore, è un competente di calcio, tatticamente una persona, è un ragazzo capace, è un personaggio, perché poi nel calcio devi anche piacere quel tipo di personaggio. A volte, se ti ricordi, però, Aldo Agroppi però non i suoi risultati non mi sorprendono, perché lui ovunque va li fa. Lui come allenatore è una garanzia, è un assegno circolare. Peccato, perché poteva sicuramente stare a livello di A, a livello di B costantemente, però quel suo diventare personaggio, grazie al personaggio, sotto certi aspetti lo ha penalizzato. Senti, invece Remo, parliamo di Casertana, Zito, D'Angelo e Castaldo, riusciranno a risollevare dai bassi fondi la Casertana? Perché anche lì c'è un bel potenziale. Come giocatori non si discutono, bisogna vedere quando viene la primavera, anche storicamente, cambiano tante situazioni. Quindi, anche la condizione atletica, i famosi richiami. No? Dipenderà molto da come si faranno trovare, sono professionisti seri. L'altro Zito io lo convocai in rappresentativa di Serie D quando era un giovanotto, da lì poi ha preso il volo. Per cui qualitativamente ci sono tutti, e, insomma, sono giocatori che in questa categoria sicuramente possono fare la differenza. E credo che la facciano, la faranno. Me lo auguro sempre da campano e da, insomma, sostenitore di questi ex ragazzi giovani cresciuti oggi. Presidente, Vigorito mi dice, quando lo incrocio, che lui l'anno prossimo arriverà in Serie A. Io glielo auguro tutto il cuore, ma per restarci. Nel suo caso, la Serie C, che rinverde i fasti della gloriosa Turris, era anche il momento di consolidare, no? La permanenza in Serie C, perché è la giusta categoria che premia il territorio e soprattutto questo bacino di utenza che è la tifoseria, appunto.
Ma chiaramente io vedo nella vita tutti i punti di partenza. Non sarebbe, speriamo e mi auspico che accada questa promozione, perché ci abbiamo ancora tanto da lavorare. C'è tutti i giorni di ritorno. Però una volta arrivati in Serie C, io l'ho detto, farò una programmazione, ove mai fosse possibile, in 5 anni per cercare di centrare la Serie B. Chiaramente però ci vogliono altre strutture vicino, e ci dovrà essere una programmazione in sinergia con le istituzioni che mi possano dare la possibilità di potersi pensare. Io sono fatto così, se poi non ci sono, se io non vedo davanti a me degli obiettivi da raggiungere, chiaramente mi annoio e lascerò, anche se so sicuramente che i presidenti non sono eterni, lascerò agli altri divertirsi come mi sono divertito fino adesso. Una vita senza obiettivi si è avulsi, no? Si è ibridi, come si dice in gergo, insomma. Senti, invece, Rosario, l'obiettivo della Turris, guardando un po' in proiezione? L'obiettivo della Turris è ritornare tra i pro a giugno, per poi, come diceva il Presidente, noi dobbiamo, se auguratamente riusciamo a raggiungere questo obiettivo, dobbiamo cercare di ambientarci questa categoria, perché non abbiamo esperienza, ma non lo ha nemmeno la generazione nuova, la piazza di Torre del Greco, perché vogliamo ricordare che questa categoria sono circa 18 anni, 19 anni che Torre del Greco non è più nei professionisti, quindi dobbiamo ambientarci, dobbiamo conoscere bene la categoria, iniziare un nuovo percorso tutti insieme, dal presidente alla città, e poi dopo vediamo, dai, impariamo anche noi questa categoria e dopo qualche anno riusciamo anche noi a raggiungere qualche obiettivo importante. Temi più le sarde, che non sono le sardine, quello è il movimento politico, o le laziali? No, io dico la verità, io temo solo la Turris in questo momento. Noi abbiamo costruito una squadra importante, se noi vediamo sulla carta la Turris forse ha una rosa importante, non è un caso che i secondi tempi della Turris sono secondi tempi importanti, quando entrano giocatori come dicevamo prima, come Umberto, come Daniele Franco quando è entrato da Dart, abbiamo Cilindo, abbiamo Sovi, abbiamo giocatori importanti, quindi il nostro problema è può essere soltanto la Turris. Invece, Livio, spaziamo con l'altro girone, ovviamente ti riguarda da vicino, una squadra che ti è ancora dentro, sto parlando di Ticrotti, il Giugliano, ha perso lo spareggio playoff con il Troina, però comunque l'ambiente si compatta, si rinsalda, domenica si inaugura il De Cristofaro, Presidente, dopo 1 milione di investimenti, si riapre il De Cristofaro praticamente, e penso che sarà un bel banco di prova, ulteriore valore aggiunto, no? Ovviamente in questa corsa ai playoff. Giugliano è una squadra importante, squadra, io ricordo con il nostro grande presidente, che purtroppo non c'è più, Salvatore Sestile, lui voleva che quest'anno potessimo fare un campionato da playoff e l'anno prossimo punterà alla Lega Pro. Giugliano sta mantenendo tutte le attese, ha una rosa importante, anche se nel mercato ha tolto giocatori importantissimi come De Vena, Ruggiero, lo stesso D'Alessandro dato alla Turris, Alvino al Sorrento, però la rosa è una rosa abbastanza ampia e importante. Credo che il Giugliano, lo dico tranquillamente, anche con questa rosa così, non avrà problemi in questo girone ad andare nei playoff. Il contraccolpo psicologico della recente scomparsa del presidente Sestile si è avvertito in ambito della squadra? Molto, molto, perché lui era, diciamo, il fondamento del Giugliano, era la nostra figura più importante, no? Colui che col suo entusiasmo, con la sua passione, colui che ha costruito con gli anni questo Giugliano, quindi lui aveva il sogno di vedere questo Giugliano al De Cristofaro, purtroppo non ci è arrivato e dispiace tantissimo,
perché so quanto ci teneva lui per questo Giuliano che lui ha costruito con gli anni, con tanti sacrifici che fa, e il presidente può dire i sacrifici che fanno i presidenti, è stato un contraccolpo veramente molto brutto, però Giuliano sta reagendo, i dirigenti stanno facendo un buon lavoro, stesso il fratello del presidente, il figlio, e spero che veramente possano dare queste soddisfazioni al popolo giulianese. Invece Gaetano, con te il Savoia riuscirà a contrastare lo spauracchio Palermo, sia per la cifra tecnica che per quella politica, a questo punto mi verrebbe da dire. Sai perché hai girato, te l'ho fatto, poi sai, mi hai fatto la domanda sul Savoia. Sai perché? Il Savoia in questo momento è una società importante, e è sempre stata una piazza, una tifoseria calorosa, importante quanto la società, e credo che stia facendo un grande lavoro. Domenica ha subito un furto, calcisticamente parlando, perché subire un calcio di rigore al 96esimo inesistente non è facile, diciamo, poi digerire un'ingiustizia del genere. Il Savoia però non deve mollare, perché non si deve abbattere di fronte a qualche difficoltà che ha trovato domenica scorsa a Castrovillari. Io sono convinto che con l'attuale società, perché non ci dimentichiamo come è un grande presidente il nostro amico Colantonio, è un grandissimo presidente pure Mazzanauro, è circondato da ottimi collaboratori, poi c'è un allenatore che per me è uno dei più vincenti nei campionati di Serie D, perché uno che ha vinto a Padova, ha vinto a Rieti, ha vinto a Rovigo, rischia di vincere praticamente anche al Savoia, e vorrei togliere quel, diciamo, quel rischio, perché il mio piacere, avendo militato al Savoia per tanti anni ed essendo idolo del Greco, avendo militato per tanti anni alla Turris, io onestamente vorrei vedere tutte e due le squadre la prossima annata in Lega Pro, e poi vorrei vedere la Lega come fa a dividerle, perché io credo che una volta per sempre, dopo 23 anni che non si gioca il derby Turris-Savoia, quella è una gara che deve ritornare, perché io ero giovane e seguivo la Turris da tifoso quando giocava anche lo stesso Rimoluzzi. Era un'emozione attendere quel derby per un anno, con la partita di andata, con la partita di ritorno, era uno spettacolo nello spettacolo. Dopo 23 anni io credo, visto che il presidente parlava della non violenza, e Mazzamauro è la stessa cosa, entrambi secondo me, intanto mi auguro che tutti e due a giugno saranno in Lega Pro, e poi vorrei veramente vedere che ritornasse questo derby. Il grande lavoro poi lo devono fare i presidenti, perché secondo me fanno la differenza. Io vorrei dire una cosa, prima di avere il problema la Lega Pro, la Lega di Serie C, l'avrà la Lega di Serie D, che se dovessero vincere entrambi ci sarà quella famosa pool scudetto che devono affrontarsi per forza. Quindi, ma c'è un problema, perché dopo il 96, che fu praticamente l'anno poi degli incidenti, sì, ci fu un campo neutro, un'altra opportunità, ma non è cazzo, però. Di sputare il derby, però l'andavano a fare nel Lazio, ad Astrea. Io invece vorrei vedere il Liguori e il Girò in occasione del derby gremito come negli anni 70, oppure ce la fanno a fare a San Paolo 80, inizio degli anni 90. Quella è una partita che deve ritornare. Io ho visto qualche derby, l'ho visto con le giovanili, sono stato sul campo del Savoia quando con la Juniores spesso facciamo Turris Savoia, e al di là di tutte le cose che si dicono, i tifosi del Savoia si sono comportati benissimo. Io dico che c'è la maturità giusta per fare questo tipo di, per fare questi tipi di incontri, perché è bello sul campo lo sfottò fra le tifoserie, e sicuramente sono convinto che quelle cose che sono accadute in passato non accadranno mai più. La mia prima partita, tra virgolette, tra i grandi, noi l'abbiamo fatta a Torre del Greco con la Gavese. Non è accaduto assolutamente nulla, grazie al coordinamento delle forze dell'ordine, grazie a tante altre cose. Però quando con i tifosi ci si parla
e si dice che lo spettacolo deve essere lo spettacolo e basta, io dico che le cose si possono fare e poi diventano anche belle. La famosa cooperazione, Remo. Senti, invece parliamo anche, ovviamente per non fare torto alle società prestigiose di cui stiamo parlando, anche il Sorrento, certo, riuscirà a fermare il blasone delle pugliesi a questo punto? È una bella impresa, se lo fa veramente farebbe qualcosa di importantissimo, perché anche lì è una società strutturata con insomma, degli obiettivi iniziali che sicuramente non erano questi. Però uno ci spera sempre, e il lavoro anche su giovani là è stato fatto molto bene, c'è il figlio di Roberto Antonio Amodio che è un ragazzo in gamba che sta facendo bene, e il Piazza Tranquilla dove in cui i ragazzi possono esprimersi in una maniera più consona alle proprie qualità, senza quell'ansia che poi troveranno in piazze più importanti, cioè non più importanti di Sorrento, perché intendevo dire più calde, esatto, più, certo, come dico, più pressioni. Più viscerali. Esatto, sì. Senti, invece Livio, con te facciamo anche un punto sull'eccellenza, questo testa a testa, un'altra piazza che ti ha visto protagonista, hai puntellato, anzi l'hai proprio organizzata tu e il presidente Gnutta, la Fragolese, cioè questo in Coppa ha vinto la Fragolese, reduce dal pareggio al Papa di Gardito 0-0, Fragolese Puteolana, chi riuscirà praticamente a primeggiare? Io sono stato a vedere tutte e due partite, sia di Coppa che in campionato. Io penso che la Fragolese a lungo andare prenderà il sopravvento. Sì. Penso che la fine vincerà la Fragolese per la rosa, c'ha più di 27-28 giocatori. La Puteolana sugli 11 è un'ottima squadra, però non c'ha la rosa della Fragolese, quindi io penso che alla fine la Fragolese possa farcela. Braccino corto, come si dice in gergo tennistico. Vai. A Livio, perché io ho conosciuto Livio da giovane quando giocava, poi ha iniziato una sua. Mi ha riferito che era un ottimo centravanti, poi piano piano si è decentrato. Era un centravanti che non facevo molti gol, però ecco, praticamente era un ottimo calciatore. Serviva per la manovra del gioco allora. Io però a Livio gli volevo fare una domanda molto chiara. Sì. Lui come direttore sportivo ha iniziato ad Afragola la sua prima esperienza in Campania, se non vado errato. Campania. E ha costruito, secondo me, l'anno scorso una squadra importante. Infatti. Per vincere. Tanto è vero che poi la Fragolese, sappiamo tutti, che alla fine comunque aveva disputato un campionato vincente anche dopo che non c'era più Livio. A Giuliano per me ha costruito un'altra squadra importante, esatto, perché io lo reputo, non perché è presente, uno dei più profondi conoscitori del territorio. Certo. Sicuramente forse avrà, molti lo criticano perché ha un eccesso di temperamento che a volte potrebbe dare fastidio a qualcuno. Il motivo per cui poi il tuo lavoro si ferma sempre a metà strada, sia da Fragola che a Giuliano, qual è? Beh, diciamo che il calcio, ti ringrazio per il complimento che mi hai fatto, però il calcio un po' strano perché intorno a una dirigenza, dei presidenti, girano tanti personaggi, a volte ci sono anche personaggi che non ho peli sulla lingua, che non ci azzeccano niente con il calcio. E purtroppo fanno calcio sia per amicizie, per altre cose, magari anche queste sponsorizzazioni che oggi si portano di moda, no? E per me è un'offesa a piazze importanti in Campania come Torre del Greco, Torre Annunziata, Giugiano, la Fragola. Cioè, quando vai in queste piazze hai la responsabilità di mettere dirigenti che conoscono il calcio, che conoscono i calciatori, che sanno la materia calcio che cos'è. Purtroppo non sempre questo avviene. Io sono stato a Giuliano, una scelta di Salvatore Sestile, che tra l'altro non era mio amico, non conoscevo, lui ha apprezzato il mio lavoro e anche come uomo, e mi ha chiamato a Giuliano. Poi è successa la morte di Sestile, sono cambiate alcune cose. Ma non tecniche, perché tecnicamente i risultati si stavano vedendo. Ho portato giocatori importanti a Giuliano, tra l'altro il capocannoniere del girone
dove sta facendo il presidente il campionato del girone G dell'Avellino, un certo De Vena, che lo voleva tutta l'Italia, è venuto a Giugliano. Quindi credo che si deve un po' migliorare a livello di dirigenti, no? Non dobbiamo attaccarci troppo alle amicizie, ma bisogna mettere anche le persone giuste che conoscono il calcio, per rispettare anche le piazze dove si va a fare calcio. Per il trionfo della professionalità. Abbiamo di nuovo un altro tassativo, i famosi equilibri che si parlava prima, senza gli equilibri commerciali neanche noi cesseremo di vivere a questo punto, artisticamente parlando. A tra poco. Dotolo Mobili non finisce mai di sorprendere. Tutto a conto zero. Interessi zero veri. Per gli sposi, Dotolo Mobili è per sempre, è per tutta la vita. Tutti gli sposi, prima di acquistare, passano da Dotolo Mobili. Dotolo Mobili, la scelta che dura una vita. Dotolo Mobili vi aspetta nei suoi spazi stupendamente arredati di oltre 30.000 metri quadri a Foggia, Benevento, Bellizzi di Salerno e Passo di Mirabella. Aperti la domenica. Sì, Dotolo Mobili non finisce mai di sorprendere. TV in omaggio. shopping.dotolomobili.it. Una foto è più di un ricordo. Una foto digitale è per sempre. La fotografia by Jenny Puca. Album digitali, filmati per tutti i tipi di cerimonie. La nostra professionalità e la vostra sicurezza. Richiedi informazioni al 338 77 10 317. La fotografia by Jenny Puca, via Roma 67, Sant'Antimo Napoli. Impotenza? Eiaculazione precoce? Disturbi prostatici? Problemi urologici di natura oncologica? Niente paura. Rivolgiti ad uno specialista. Il dottor Luigi Castaldo, urologo, andrologo ed esperto in chirurgia robotica, vi aspetta per una consulenza presso gli studi di Sant'Antimo, a Fragola, Napoli. In sede è possibile eseguire ecografie urologiche, cistoscopia flessibile, uroflussometria e l'innovativo trattamento ad onde d'urto per la disfunzione erettile, la prostatite e gli incurvamenti del pene. Per info www.luigicastaldo.it. Biase Hair, azienda di terza generazione nella produzione di capelli umani di alta qualità, con tanti articoli professionali per extension, sistemi facili come extension clips o extension adesivi o come quelli classici, extension con cheratina. Di Biase Hair si trova in via Tasso 6, Sant'Antimo, Napoli. La tua dentiera si muove? Bloccala con l'implantologia. Nei centri di eccellenza in implantologia Tech Implant, in un'ora blocchiamo la tua dentiera mobile superiore o inferiore a partire da 600 euro per due impianti a carico immediato. Un sistema semplice, economico e minimamente invasivo. In solo un'ora la tua dentiera non si muoverà più. Di basta agli adesivi per dentiera. Migliaia di persone hanno già scelto Tech Implant. La Tech Implant, azienda leader nei sistemi di implantologia dentaria, affida i centri di eccellenza solo a chirurghi implantologi di fama internazionale,
comprovata esperienza e professionalità. Scegli centri di eccellenza in implantologia Tech Implant. In Campania il centro di eccellenza Tech Implant è a Torre del Greco Napoli in Viale Campania 19, presso il centro odontoiatrico del dottor Giovanni Sansone. Chiama con fiducia per una visita implantologica gratuita al numero verde 800 911 472 e... Finalmente ritorni a sorridere! Centri di eccellenza in implantologia Tech Implant, per un sorriso alla portata di tutti! RTN TV. Per la tua pubblicità, info 081 505 30 23. Allora, Presidente, per me è un onore intanto intervistarti. Ti dico subito che io ho deciso di partecipare a questa trasmissione perché volevo una trasmissione libera dove ognuno potesse esprimersi come voleva, esprimendo il proprio pensiero senza vincoli da parte di sponsor, e quindi praticamente sei libero di dire le cose come meglio credi e di rispondere alle mie domande. La prima domanda è questa: hai avuto un momento in cui per la questione campo hai deciso di mollare tutto, che ti sei sentito solo, senza l'appoggio delle istituzioni, del nostro comune? Allora, io mollare per me è una parola un poco difficile, perché sono abituato a combattere, lo faccio sin da piccolo. Io voglio spezzare una lancia anche a favore delle istituzioni, perché in realtà i comuni, le amministrazioni hanno i loro tempi, che io non accetto, perché nel privato ci si fa tutto in modo diverso. Però capisco che la macchina burocratica è molto difficile e a volte le cose non si realizzano perché magari ci sono tante altre componenti. Mollare perché il campo non fosse pronto. Ancora oggi io sono sul pezzo, perché ripeto quello che ho detto nelle precedenti interviste: se il campo non sarà pronto per la Lega Pro, sicuramente non vedranno a Colantonio nella presidenza. Questo è certo, perché io faccio la Turris per giocare a Torre del Greco e per la soddisfazione della mia città. Per rimanere in tema, io ero ragazzino da Torrese, da tifoso della Turris, seguivo la squadra della nostra città e ricordo che 30, 35, 40 anni fa lo stadio Amerigo Liguori era uno dei campi più belli, più importanti della Campania. Sono trascorsi 40 anni e oggi siamo tra i peggiori campi della Campania. Ricordo ancora la famosa prima pietra che fu messa praticamente a Villa Inglese. Quella pietra non si è trovata più e quindi il campo non si è mai fatto a Torre del Greco. E poi ci sono delle cittadine limitrofe alla nostra splendida città, perché, per cui diciamo che rimane comunque sempre una gran bella città, che invece hanno avuto le strutture. Savoia, lo stesso Portici ultimamente. Insomma, che cos'è, diciamo, che nella nostra città non riesce mai a decollare su nulla? Guarda, però io mi soffermerei su un'altra cosa importante, perché è vero che quella pietra è scomparsa e non si è fatto il campo, però da quanti anni era che non si faceva un intervento sul campo Liguri? Da quanto tempo il comune non metteva mano, le istituzioni non mettevano mano sullo stadio, che tra l'altro, io voglio dire, per me è sempre una bomboniera, perché è l'orgoglio della nostra città. Io guardo in positivo, io sono uno che guarda il positivo, io guardo quello che la gente fa di buono e non sono pronto ad additare per quello che non fa. Poi, se ci sia o meno una classe politica o di imprenditori che possa fare delle cose, non spetta a me. Io mi sono messo nel mondo del calcio per stare fuori dalla politica. Ti faccio dei complimenti non solo su questo che hai detto
in questo particolare momento, ma io stasera sotto i riflettori ho scoperto un'altra persona. Non ho scoperto perché Dico Lantono, tifoso della Turris, passionale, sanguigno, uomo del popolo, questo già lo sapevo. Ma stasera sotto i riflettori ho scoperto proprio un'altra persona, ho scoperto l'imprenditore del calcio, ho scoperto il presidente vero di una società di calcio che in momenti difficili sa stare vicino alla squadra, ho scoperto un grande padre di famiglia perché ha saputo in maniera serena distinguere la posizione del figlio calciatore da quella del presidente, quindi ti devo fare veramente dei grossi complimenti. Grazie. Ma allora non eri così inesperto di calcio? No, io non lo sono manco adesso esperto. Ho solo una grande dote, una virtù. Io quando sono bravo a guardare le cose e ad imparare velocemente, e a volte l'esperienza che certe persone la fanno in 20 anni, io riesco ad impararla in un terzo di quello che fanno gli altri, però ce ne sono tanti altri che magari riescono a fare anche meglio. Quella è stata la mia cosa, saper poter guardare gli altri, quello che fanno, e poi mettere le proprie idee, perché se uno non mette le proprie idee poi non riesce a fare proprio assolutissimamente nulla. Io però credo che tu nel calcio sei un programmatore, non tutto diciamo viene per caso, hai fatto le tue ossa partendo dai giovani, ti ho seguito anche da lontano quando hai lavorato molto bene con i settori giovanili, hai cercato di portare anche in quei contesti difficili la tua imprenditoria. Poi, quando hai capito che era arrivato il momento di fare il salto, al di là della situazione difficile nella quale si era venuto a trovare la Turris, tu hai fatto il salto. E devo dire che in una delle prime chiacchierate che abbiamo avuto il piacere di fare assieme, tu mi colpisti perché mi dicesti le cose che hai detto stasera. Io in 5 anni voglio portare questa Turris, la squadra della mia città, in Serie B, dove non c'è mai stata. C'è stato il Savoia, c'è stata la Juve Stabile, c'è stata la Nocerina, ci sono state tante squadre campane, la Turris non c'è mai stata. E questo era un tuo obiettivo di cui mi parlassi subito. Ma gli imprenditori sono, con tutto il rispetto per tutte le classi, sono persone straordinarie per la loro idea, per le loro idee. Io voglio fare qualcosa che possa rimanere nella storia. È la mia soddisfazione, perché parlavamo di obiettivi. La storia a Torre del Greco della Serie B non c'è mai stata, magari non lo so, non ci sarà mai, però provare a scrivere la storia è quello che più mi affascina, come quello che sta accadendo quest'anno, perché è pur vero che la Turris c'è stata in Serie C, però adesso manca da 20 anni, e poter essere ricordato per colui che ha riportato questa squadra nel settore professionistico è motivo veramente di orgoglio e di lustro, che per il quale non ci sono ma che reggano. Io sono convinto che ci riuscirai perché, ripeto, ho visto in te non solo il presidente passionale, ma soprattutto l'imprenditore del calcio. Detto questo, hai avuto un momento di paura quest'anno quando a un certo punto, andando a giocare a Sassari contro il Latte Dolce, perdendo quella partita, potevi rimanere distanziato addirittura di 4-5 punti dalla prima, e in quel momento pensavi che forse il girone laziale non era così facile come tutti praticamente andavano, o come tutti i soloni del calcio poi dicono? Non lo penso ancora adesso che il girone sia semplice, assolutamente, ma le emozioni, la paura fa parte delle emozioni. Nella mia vita, non solo nel calcio, non ho avuto mai niente in discesa, è stato sempre tutto in salita, e quando sono arrivati gli obiettivi magari ci è stato un po' in piano, ma poi inevitabilmente, se vuoi avere altri obiettivi, ricominciano le salite. Ho avuto una fortuna nella vita di avere la mia famiglia sempre molto vicina, i miei fratelli, noi anche nelle imprese siamo tutti quanti assieme, quindi quando hai questi particolari valori, quando nei momenti più difficili ti riesci ad abbracciare con le persone che veramente hanno il tuo stesso sangue e che ti danno quella forza giusta per fare le cose, allora tu arrivi
dappertutto. E così succede anche con la Turris, perché la mia famiglia e i miei fratelli sono estremamente coinvolti. Io ho il tifoso più grande che è diventato mio fratello Giuseppe, l'altro che ogni qualvolta dice: oh, ma che fai? Lo fai sto regalo? Andiamo in Lega Pro? Che dici? Ce la facciamo? Quasi si preoccupa più lui che io, perché siamo estremamente legati tutti quanti, perché si perseguono gli obiettivi, ecco, da imprenditori. Il tuo rapporto con Fabiano allenatore? Fabiano è una persona che stimo tantissimo, come uomo è una persona, pochi uomini ho conosciuto nella vita, le persone dirette, come allenatore ci sono tanti allenatori, non lo so futuristicamente quello che è, ma come uomo sicuramente è una persona che apprezzerò per sempre, perché non dice mai mezze cose e soprattutto è una persona che non è che la sera dice una cosa e la mattina ne fa un'altra. Il tuo rapporto con la città e con la tifoseria? Ottimo, grandissimo, fortissimo, ci sono tantissime persone per bene che amano questa maglia e che sono pronte a fare cose pazzesche per la Turris. Cosa faresti e cosa non rifaresti in questa tua breve esperienza di presidente? Farei esattamente quello che sta facendo adesso. Cosa non rifarei? Non inizierei così tardi ad innamorarmi della Turris. Presidente, grazie, è stato un piacere per me. Grazie a te, grazie. Grazie. Una foto è più di un ricordo. Una foto digitale è per sempre. La fotografia by Jenny Puca. Album digitali, filmati per tutti i tipi di cerimonie. Nuove idee per gli sposi. In regalo poster 50x70, due albumetti raccoglitori e la più bella novità, la proiezione dell'anteprima del video al ristorante durante il ricevimento. Vieni a vedere le anteprime sul nostro sito www.fotogennypuca.it oppure richiedi informazioni al 338 77 10 317. La fotografia by Jenny Puca, via Roma 67, Sant'Antimo Napoli. La nostra professionalità e la vostra sicurezza. Impotenza? Eiaculazione precoce? Disturbi prostatici? Problemi urologici di natura oncologica? Niente paura. Rivolgiti ad uno specialista. Il dottor Luigi Castaldo, urologo, andrologo ed esperto in chirurgia robotica, vi aspetta per una consulenza presso gli studi di Sant'Antimo, a Fragola, Napoli. In sede è possibile eseguire ecografie urologiche, cistoscopia flessibile, uroflussometria e l'innovativo trattamento ad onde d'urto per la disfunzione erettile, la prostatite e gli incurvamenti del pene. Per info www.luigicastaldo.it. Di Biase Hair, azienda di terza generazione nella produzione di capelli umani di alta qualità, con tanti articoli professionali per extension, sistemi facili come extension clips o extension adesivi, o come quelli classici, extension con cheratina. Di Biase Hair si trova in via Tasso 6, Sant'Antimo, Napoli. La tua dentiera si muove? Bloccala con l'implantologia. Nei centri di eccellenza in implantologia Tech Implant, in un'ora blocchiamo la tua dentiera mobile superiore o inferiore a partire da 600 euro per due impianti a carico immediato. Un sistema semplice, economico e minimamente invasivo. In solo un'ora la tua dentiera non si muoverà più. Di basta agli adesivi per dentiera. Migliaia di persone hanno già scelto Tech Implant. La Tech Implant, azienda leader nei sistemi di implantologia dentaria, affida i centri di eccellenza solo a chirurghi implantologi di fama internazionale, con provata esperienza e professionalità. Scegli centri di eccellenza in implantologia Tech Implant. In Campania il centro di eccellenza Tech Implant è a Torre del Greco Napoli, in Viale Campania 19, presso il centro odontoiatrico del dottor Giovanni Sansone. Chiama con fiducia per una visita implantologica gratuita al numero verde 800 911 472 e... finalmente ritorni a sorridere! Centri di eccellenza in implantologia Tech Implant, per un sorriso alla portata di tutti!
RTN TV per la tua pubblicità. Info 081 505 30 23. Rientrati in studio, scopro al mio lato sinistro un intruso, ancora non ho capito chi è. Sei riuscito a identificarlo? Sì, è Francesco D'Agostino, un attore comico. Ah, quindi abbiamo anche la comicità allora. Certo. Su questo palcoscenico. Per il trionfo dello show, ovviamente. Come? Per il trionfo dello show. Sì, ma la comicità è una parola grande. Strappato letteralmente dal tuo comedy show, appunto. Dal mio comedy show, siamo in tournée, abbiamo fatto un po' di date e adesso spero di farne ancora altre. Tante pellicole, penso al cameo nella fiction Rosy Abbate, penso al film sui fantasmi, Sono solo fantasmi, sulle superstizioni e le credenze napoletane con Christian De Sica, no? Con la regia del figlio di Christian. Brando in questo caso, poi praticamente c'è in primavera che pullula, praticamente. Abbiamo 26 il commissario marzo. Ricciardi con Lino Guanciale. No, 26, allora 26 marzo abbiamo al cinema con l'opera prima di Giampaolo Morelli, 7 ore per farti innamorare. 7 no? ore per farti dove innamorare. Dove sei un ragazzo scapestrato lì. Sì, 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 con la bellissima Serena Rossi, ricordiamo. Un vanto della nostra cultura audiovisiva. Cioè, poi ci sono anche tanti comici, esatto. Infatti c'è anche il Peppe Iudice. Sì. Mancano 7 giorni a Biccio Party. Voleva emulare un po' il giovanotti di turno. Sei anche reduce da un bel premio, Walter Chiari, per la sezione comicità. Quest'anno abbiamo, grazie anche alla collaborazione di tanti amici, ho vinto questo premio. Primo posto Walter Chiari, mi ha premiato il figlio di Walter Chiari. Per me è stata una grandissima emozione, perché è un premio molto importante. Poi spingersi al nord Italia, per me che sono comunque un partenopeo, un napoletano, è sempre una bella cosa, arrivare al nord Italia e farti valere, perché ho vinto anche il terzo posto a Modena, un premio molto importante su 260 cabarettisti di tutta Italia, e ho vinto il premio della Stampa e il resto del Carlino, quindi è stato un anno ricco, un bell'anno. E poi soprattutto c'è un vanto culturale di questo territorio che mi va di rimarcare dietro il suo editore Gianni Puca, alla regia abbiamo Nunzio Puca. Devo fare i complimenti a tutti i ragazzi, finalmente mi approprio anch'io delle mie origini. Qui praticamente se ci troviamo a Sant'Antimo. Senti, so innanzitutto quanto ti affascina il corallo, mi fa venire in mente subito quella pochette rossa sgargiante. Il corallo, perché tu un gioiello spinoso, sempre però, risalendo ai nostri territori. Il corallo è spinoso da un lato, però sì. Ha una forma, una geometria, audace, ma al tempo stesso seducente. Sì. Quindi in chiave cinematografica, in chiave anche stesso cabarettistica, se laddove dovessi inventare di pancia in questo momento un monologo. Ah, se dovessi, allora innanzitutto il momento è un po' drammatico, perché sapete questo fatto che questo Napoli, presidente, lui è presente. Sì, presidente, sì. A me questo fatto questo Napoli che comunque purtroppo non sta andando bene, però comunque dico sempre, voglio, noi in Italia siamo gli undicesimi, quindi non ce l'avamo andato, perché non è semplice essere 11 in Italia, però poi c'è sempre un fattore napoletano, dice, ma il problema di Napoli è il presidente, i giocatori, il fatto che comunque ha detto il presidente, fatto delle marchette in Cina, ma si sa, in Cina fanno solo roba falsa, quindi cioè, dico, è una cosa veramente grave, questa cosa, che questo Napoli che stava veramente andando così bene, poi all'improvviso è successo. Io infatti mio padre, che soffre anche un po' di Alzheimer, io mio padre tengo la videocassette dell'87, cioè la Gemis, praticamente se avrei un campionato di Napoli, la punizione di Maradona, immagino contro Tacconi, ha detto mio padre, voglio che la punizione di Maradona, dimmi la squadra Ferrari, Francini, Corradino, chissà o scudetto vincimmo noi, ha detto papà, vincimmo lo scudetto ma fra 3 anni perdimmo il mondiale. Però comunque è rimasto contento di questa cosa, ma poi cioè, la colpa secondo te, no? Cioè, di chi è? Io dico sempre il film, no? Sì, perché le donne vanno da Nara,
quando ci mettono sempre bocca dappertutto, no? Ci sono tre femmine, la femmina, la donna, ora, secondo me la moglie insegna un martello. Che lo sa ancora un gol che Achille non riesce ad andare avanti. Perché ricordatevi che la donna una volta vi dirà di sì sull'altare, poi sarà sempre no. Con una parola vicina importantissima, tu non capisci niente. Per tutta la vita. Attento a non essere maschilista. No, non sono maschilista. Quello che è successo. No, non sono maschilista, anzi, io vorrei dire una cosa a tutti gli uomini: sì. Denunciate. Perché basta all'omicidio. Basta, perché non è giusto. Perché ti ingannano, ti fanno face. Perché quando sono fidanzati, sono belli, sono gentili, sono cordiali, tranne che li bacetti sul collo, che tu ti senti pure emozionato. Cioè, è lo spazio temporale, credetemi, dal perizoma al pigiama rosa di ciniglia, che a capo i titti in viet, è un attimo. Capore Titti dice, in coppa sto pigiama in merda, ci voleva sta. Cioè, è breve il tempo. E poi d'inverno, babucci, scaldacol, scarpa, maglielano, cappello, poi dice amore lo facciamo? Perché il tuo padre dice ma mi devo spogliare? No, o facciamo la coppa. Guarda che me l'ha detto il dottore di vestirmi a cipolla, hai capito? Ma mica avessi la gagnere sempre. È tutto così, però io dico sempre una cosa, Davide, noi ce ne dobbiamo accorgere, qua ci sono le persone che siete sposati voi, no? E stanno soffrendo, vedi come soffrono? Soffrono anche loro. Denuncio, presidente, denunciate, fin quando state in tempo, denunciate. Perché voi ve ne dovete accorgere dal matrimonio, un matrimonio. E là, il vestito della sposa, non lo puoi vedere. Un vestito dello sposo, tocca a te. Come te lo prende? Sempre blu. Perché ricordatevi che il blu va dappertutto. Perché con chi lo vestito ti ha fatto? Matrimonio, comunione, 7 comunioni, 8 sposarizi, lui battesimo, e se tutto va bene, non ti allunghi, non ti stringi, non ti accurci, quando muori. E ci sta sempre un scemo che viene vicino e dice guarda quanto è bello, tale e quale a quando sei sposato. Cretini, lo stesso vestito, tu vuoi rendere conto? È sempre così. Comunque, io dico sempre che purtroppo dietro ogni uomo c'è sempre una donna, pure per fare un fatto di calzettino, insigne, non trovi i calzerotti, cioè, su fatti che, non, che come apri quel cassetto magico ti affacci dentro e dici, amore, dove sono i calzini? E lei dall'altra parte fa, vedi bene che stanno in fondo a destra, non li vedo, guarda bene che sono lì, non li vedo. Ti fa una risposta che ti gela il sangue per tutta la vita. Li vedo io da qui, che tiene telecamere come grande fratello, lo so. Arriva con un passo fermo, vottamana end, credimi, è più puro colore esatto. Come fa? Non si sa. Comunque, quello che volevo dire io è che ricordatevi, a colpa, pure che si immanate noi, è sempre il femmino, perché gli uomini sono figli delle donne. In questo monologo un saluto e un applauso a Francesco D'Agostino, grazie. L'ultimo stacco di pubblicità. Una foto è più di un ricordo. Una foto digitale è per sempre. La fotografia by Jenny Puca. Album digitali, filmati per tutti i tipi di cerimonie. Nuove idee per gli sposi. In regalo poster 50x70, due albumetti raccoglitori e la più bella novità, la proiezione dell'anteprima del video al ristorante durante il ricevimento. Vieni a vedere le anteprime sul nostro sito www.fotogennypuca.it oppure richiedi informazioni al 338 77 10 317. La fotografia by Jenny Puca, via Roma 67, Sant'Antimo Napoli. La nostra professionalità e la vostra sicurezza.
Impotenza? Eiaculazione precoce? Disturbi prostatici? Problemi urologici di natura oncologica? Niente paura. Rivolgiti ad uno specialista. Il dottor Luigi Castaldo, urologo, andrologo ed esperto in chirurgia robotica, vi aspetta per una consulenza presso gli studi di Sant'Antimo, a Fragola, Napoli. In sede è possibile eseguire ecografie urologiche, cistoscopia flessibile, uroflussometria e l'innovativo trattamento ad onde d'urto per la disfunzione erettile, la prostatite e gli incurvamenti del pene. Per info www.luigicastaldo.it. Sì, Dotolo Mobili non finisce mai di sorprendere. Tutto a conto zero, interessi zero, veri. Per gli sposi Dotolo Mobili è per sempre, è per tutta la vita. Tutti gli sposi, prima di acquistare, passano da Dotolo Mobili. Dotolo Mobili, la scelta che dura una vita. Dotolo Mobili vi aspetta nei suoi spazi stupendamente arredati di oltre 30.000 metri quadri a Foggia, Benevento, Bellizzi di Salerno e Passo di Mirabella. Aperti la domenica. Sì, Dotolo Mobili non finisce mai di sorprendere. TV in omaggio. shopping.dotolomobili.it. La tua dentiera si muove? Bloccala con l'implantologia. Nei centri di eccellenza in implantologia Tech Implant, in un'ora blocchiamo la tua dentiera mobile superiore o inferiore a partire da 600 euro per due impianti a carico immediato. Un sistema semplice, economico e minimamente invasivo. In solo un'ora la tua dentiera non si muoverà più. Di basta agli adesivi per dentiera. Migliaia di persone hanno già scelto Tech Implant. La Tech Implant, azienda leader nei sistemi di implantologia dentaria, affida i centri di eccellenza solo a chirurghi implantologi di fama internazionale, con provata esperienza e professionalità. Scegli centri di eccellenza in implantologia Tech Implant. In Campania il centro di eccellenza Tech Implant è a Torre del Greco Napoli, in Viale Campania 19, presso il centro odontoiatrico del dottor Giovanni Sansone. Chiama con fiducia per una visita implantologica gratuita al numero verde 800 911 472 e... Finalmente ritorni a sorridere! Centri di eccellenza in implantologia Tech Implant, per un sorriso alla portata di tutti. RTN TV, per la tua pubblicità. Info 081 505 30 23. Momento di un altro ospite, Francesco Russo. Buonasera. Ciao, ciao Francesco, ricordiamo direttore editoriale della Gazzetta dello Spettacolo, un quotidiano online, un bimestrale cartaceo, distribuzione nazionale, che è un vanto che la nostra regione ha. Dietro ovviamente la tua firma, la tua attenzione, il tuo spirito di innovazione, ovviamente grazie anche a uno staff eccelso che contribuisce molto. Intanto io prego la regia di mandare anche dei fotogrammi che rispecchiano ovviamente le cover ultime, no, recenti di questo quotidiano. Raccontici un po' quello che succede nella redazione, alla ricerca ovviamente sempre dei famosi scoop, no? In effetti sì, diciamo che fortunatamente... Ti ringrazio in primis per l'invito e soprattutto per quello che hai raccontato, cioè che poi è la passione che ci accomuna, quella di inseguire l'arte, soprattutto nel segmento dello spettacolo. Fortunatamente stiamo cercando di essere lontani dagli scoop, ma cercare di approfondire l'attualità del personaggio, andare oltre quello che è l'immagine pubblica televisiva dei personaggi famosi e di andare a vedere l'anima di questi personaggi, capire cosa hanno da raccontare nel loro quotidiano e non per forza di storie di coppie o storie del genere. Noi interessa al loro lato artistico, come interfacciano il loro quotidiano con la forma d'arte che esprimono, che siano cantanti, che siano attori o qualsiasi cosa del genere. Ovviamente tu adesso mi fai fare questo polpettone dopo Francesco, che ha fatto ridere tutti e sembrerà il momento più pesante della trasmissione, però è così. La flemma non guasta dinanzi alla professionalità, no? Tu hai trattato ultimamente una figura che manca oggi nel calcio, il mentalista. Sì, il mentalista. Mental coach, no?
Sì, è stata una bella intervista che abbiamo fatto con Luca Volpe, che vediamo da Caterina Balivo spesso su Rai 1 a Vieni da Me. Diciamo che ci siamo raccontati su qualcosa che è in comune, che è la regia, perché la regia non è solo cinematografica, può essere di diverse tipologie, e lui raccontava questo fatto dell'essere regista delle illusioni mentali e faceva una netta distinzione tra quello che è praticamente il prestigiatore, quindi la regia mentale dei giochi di prestigio, dove c'è il doppio fondo. Studiare la mente invece è studiare qualcosa che non ha il doppio fondo, quindi di conseguenza andare nel dettaglio, andare praticamente in profondità delle persone. Penso che sia una cosa che funziona anche nel calcio, poi gli esperti sono loro qui intorno a me, quindi mi possono dire. Penso che un calciatore di base deve avere comunque un aspetto psicologico ben definito e deve sapere dove vuole andare per raggiungere la meta, quindi equilibrio interiore. No? Sì, un equilibrio enorme. Quello fisico sicuramente serve per correre, ma quello interiore serve per creare fantasia, per creare gioco. Guarda lo stile di vita che hanno, soprattutto si sposano anche giovanissimi, proprio avere rigore, disciplina, etica, no? Sicuramente questo è importante. E quello del calcio sta diventando ultimamente un bel segmento dello spettacolo. Diciamo che prima forse non era così, prima c'erano i divi della televisione, i divi del cinema, adesso gli sportivi sono considerati alla stregua degli influencer. A tutti gli effetti dei personaggi di spettacolo. Infatti, influencer quindi, conseguenza... sì, influencer no. È una papabile che oggi vediamo il grande fratello VIP, Paola Di Benedetto. Sì, è Paola Di Benedetto, che è un altro degli incontri fatti qualche mesetto fa e che si è, come dire, ribellata a questo appellativo di influencer, dicendo non chiamatemi influencer, e dando forse una verità sociale molto forte, perché ha raccontato che comunque tante sono le foto che vedi con dei sorrisi e con dei bicchieri in mano, però poi dietro il cellulare, dietro la macchina fotografica, non sempre c'è quel sorriso, ci sono parecchie persone che hanno dei, come dire, dei disagi interiori, e ne parlavate prima che Magda con il suo recente evento ha fatto luce su queste situazioni. Purtroppo è così, non è sempre felicità, e quella dello spettacolo, vivendolo ormai da quasi 15 anni in duplice veste, sia quella di giornalista che come manager di alcune personalità, mi rendo conto che ci sono i sorrisi, però non sempre sono sinceri. Comunque show must go on, come diceva qualcuno di famoso, e di conseguenza il sorriso c'è, ma va approfondito. Magari ci fosse questo sorriso sempre nell'animo delle persone. Parliamo di essenza, palcoscenico teatrale, un'amica in comune, Denise Capezza. Sì, ci siamo incontrati di recente con l'ultimo studio che hanno fatto su un'opera teatrale, un'opera letteraria di Kelly, molto interessante. Quelli sono aspetti particolari, per esempio, e che andrebbero fatti seguire alle persone. Sono degli studi su dei testi teatrali, teatro immersivo. Non c'è il palcoscenico e il pubblico seduto giù, ma c'è il pubblico sul palcoscenico che vive la scena, che si sente coinvolto. C'è il cinema 4D che ti fa sentire coinvolto, e il teatro ancora di più, perché le persone sono in carne ed ossa, puoi sentire odori, puoi avere sensazioni diverse. E poi Denise è stata la nostra madrina del primo numero cartaceo, perché noi siamo un quotidiano web, però ormai questo è il quarto anno di carta. Sei cresciuto. Dopo 2 anni di piccolo formato, questo è il secondo anno invece, per arrivare a 4 di grande formato, e Denise è stata la nostra madrina, e è stato, come dire, qualcosa di bello. Quello che mi fa piacere è che abbiamo avuto delle copertine importanti, come Diana del Bufalo, come Miriam Candurro, attrici nazionali, però in tempi non sospetti abbiamo fatto una copertina con Benedetta Porcaroli, che poi è diventata la protagonista di Baby, una delle serie Netflix tra le più seguite italiane, e quindi diciamo che il nostro rapporto con emergenti e non emergenti ci aiuta tanto a scoprire qualcosa di nuovo. Se pensi che a Venezia ha vinto praticamente sulla piattaforma Netflix il Joker, no? Questo è parte dei tempi, come cambiano, come si evolvono. Senti, una passione per la comunicazione, la tecnologia, nata dal 2007, che è diventata lì, poi anche è diventato un vero e proprio lavoro. Sì, in effetti sì, io nasco con un altro lavoro, tu lo sai, cioè nasco come programmatore informatico, e poi niente, come tutte, come dire, le anime artistiche, diciamo, l'ufficio ti sta stretto e fai delle scelte, rimetti in gioco di nuovo, pure superati 24-25 anni, pur avendo già acquisita una stabilità, e decidi comunque di metterti a giocare nuovamente con quello che sono i sogni e le ambizioni, pure perché purtroppo devo dire che dobbiamo renderci consapevoli del fatto che la vita è una, va affrontata, perché comunque è sempre una sfida, e quindi di conseguenza non è detto che le cose riescono sempre e vadano sempre in un certo modo, però con l'impegno
Ce la si può fare. Un appuntamento imminente, Sanremo, ti attende la città dei fiori. Sì, siamo prossimi a Sanremo. Sanremo faremo qualcosa di particolare, diciamo, qualcosa che ci contraddistingue come redazione da un po' di tempo, perché noi abbiamo sempre dedicato tanto spazio agli emergenti, perché c'è chi ce l'ha fatta, che ha la fortuna e la bravura di farcela e diventa famoso. Ci sono anche tanti emergenti che hanno la necessità di essere promozionati, diciamo così, nel senso buono del termine, senza pensare agli aspetti commerciali, di far vedere che c'è un'arte buona, che sia recitativa, che sia di moda o che sia vocale, canora, e queste persone vanno appoggiate. E su Sanremo abbiamo deciso di creare degli spazi dedicati proprio agli emergenti, sia scrittori per le presentazioni di libri, sia cantanti per presentazioni di singoli, ovviamente che non c'entrano niente con Sanremo. Però diciamo che tutti gli eventi collaterali, eventi collaterali, che è l'aria anche un indotto molto accattivante, molto interessante. Quello che succede nel calcio, no? I talenti vanno sempre apprezzati, e soprattutto questa fioritura, questa nouvelle vague, poi portano avanti tutto quello che è il comparto, il movimento, e soprattutto portano anche avanti l'innocenza dei giovani, no? Per certi versi. Ecco, questo è il senso. Io ti ringrazio, ci vediamo ai prossimi. Ringrazio io voi. Prossimamente curerai anche un bellissimo evento qui vicino da Scinto. Un po' di eventi, sono tanti, esatto, gli eventi che vengono curati in questo periodo, però l'attenzione è focalizzata su Sanremo. In questo preciso momento tutto lo spettacolo italiano è su Sanremo. Grazie anche a te della presenza. Io grazie a voi. Una sera anche di ringraziamenti. Io ringrazio prima di tutto il presidente Antonio Colantonio, grazie, e ci vedremo presto con uno scettro, dico solo questo, va bene? Con un bel trofeo. Speriamo. Grazie Rosario anche a te. Grazie a voi. Grazie, ascolto Olivia. Grazie. Luigi Remo. Grazie a voi. Battiloro Gaetano, grazie, che ci accompagnerà ogni settimana. Con la donna che luccica, che è al tuo fianco. Grazie. Io ovviamente ringrazio l'ideatore di questo format, agente per lo spettacolo, nonché agente dei calciatori Martino Scibilia, ringrazio l'emittente che ci ha accolto in maniera festante, nella persona del suo editore Gianni Puca, del regista praticamente Nunzio Puca. Ringrazio ovviamente il mio sarto Luca Pisani, il consulente d'immagine Roberto Lo Savio, e soprattutto ringrazio l'anima, nel caso del calcio sono i tifosi, nel caso nostro siete voi, lo share televisivo. Grazie, al prossimo giovedì, e in bocca al lupo, viva sempre l'arte nella sua espressione e lungo le sue contaminazioni. Buonanotte a tutti. Gamba spartana, questo momento, ma canta Natula, ci porto Mario sola, Natula, non basta né parola, ma canta quella che senta tu, e una volta l'anno, Natula, se tu è più bello sola, Natula, e canta sta canzone, tu sai che la canzone.